Oddio, che schifo. Cos'è? Vabbè, ma è inguardabile. Fa vedere. Oh, che merda. That's ignobile. Orca vacca. Prova a mettermi la non maschera. So se liberarlo. Ma no, non mi sembra un suo amico. Fai vedere lo zaino. Non mi sembrate amici. Aspetta, aspetta che lo libero. Che cosa fa? Aspetta, però con la maschera magari. Ma cosa? Dimmi se mi attacca. Ah, no, forse bisognava seguirlo. Vedi, vedi, ha paura con la maschera. No, oddio, è andato addosso a Kevin. Ma è andato da... Porca miseria, è andato una frappa Kevin fortissima. Che stronzo. Oh, cavolo. Minchia, sai chi mi ricorda quello di Star Wars cattivo dell'ultima serie? Ma questo cos'è? Oddio mio. Oddio. Quelli lì sono brutti brutti. Questo è brutto forte. Io non lo libererei. Guarda. Sai. No, 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 Frank, dai. Perché Sons of the Forest. Addirittura. Devo un attimo capire dove tenere il pad. Lo terrò qua, direi. Più che altro perché per prepararmi a questa live ho creato diverse inquadrature che dovremmo andare a testare oggi e delle quali... non sono sicuro funzioni tutto. Ad alto dovremmo creare la partita. Dobbiamo creare la partita. Sarebbe figo anche aprirla a tutti. Okay. Unica cosa è... non so se poi diventa un casino. Un bordello, dici? No, si potrebbe. Vabbè, magari partiamo noi, poi possiamo anche decidere di aprire. Allora, cambio categoria. Grazie, Robinio, per avermelo ricordato. Sons of the Forest. Allora, ricordiamo che in questa partita io sarò il capitano e Frank... Io il mero esecutore. Il mero esecutore. Poi mi dovrai anche un po' esplicare alcune dinamiche di gioco che ancora non mi sono chiare. Allora, creo la partita. Dai, che dobbiamo subito andare a crea tu, vai. Multigiocatore. Ospita. Ospita. Ma è vero che ce l'hai in italiano. No, che ce l'hai in italiano. Beh, certo. Finalmente almeno capisci quello che c'è. Hai ragione, hai ragione. Difficile. Pacifico. No, metti normale. Pacifico vuol dire che non ci attaccano. Pacifico. Mettiamo normale. Penso di sì. Normale, fratonno, ok. Cazzo, stavo per dire il nome del server. Vabbè, basta che metti solo amici, sì. Solo amici. Se no fai... on, no, no, va bene. Fai solo amici. Per ora solo amici, poi capiremo se aprirvelo. Tanto grazie mille, Nord. Se fate i bravi potete entrare con noi, costruire le capannine e poi andiamo a vedere cosa si può fare. E vai, crea la partita così poi ti condivido la schermata. Ah, mi devi invitare. Invita amici. Sarà capace, sono lui. Ma no, è comodissimo comunque col pad. Ma guarda che Steam è avanti. Invito Moro e Mark. Invita Moro e Mark. Potevo scrivere a Moro e Mark, cazzo. Cavolo. Gli scriverò. Hai ricevuto l'invito alla lobby. Unisciti, ok, e parti. Ma si può giocare fino a 8 giocatori, sì. Ma che figo, cioè che costruisci un impero praticamente. Beh, oddio, molto lento. Secondo me è più bello Valheim. Frank sarà il Kevin di turno. Kevin per chi Kelvin. Non lo ricorda. Ah, non è Kevin. Kelvin. Però Kevin sa più di cane, in effetti. No, Kevin è, dai, un nome normale. Kevin? Kevin Hart, no, allora, Kevin di Home Alone. Mi piace, Frank, ci sono proprio dei nomi da cane. Non è Kevin il nome da cane. Kevin è il tipico nome da cane. È il nome da cane. Chat, Kevin è un nome da cane. È un nome da cane. Grazie. È un nome da cane. Ma sta caricando? Sì, sta caricando. Sì, sì. Equipaggio il GPS. Ok, va bene, non mi ricordo più niente. Ah, cazzo, io non so mezzo tasto, tra l'altro. Sarà un delirio. Forse devo giocare anche io col Forse il pad ti conveniva. No, ma come fai a non sapere me? Ah, perché usi il Tartarus, vero? Sì, dai, la tastiera è mouse. Vabbè, allora direi che saltiamo l'intro perché l'abbiamo Ma la devi fare per forza, quindi adesso la farò vedere. Posso farla saltare? Non credo. Cioè, guarda qua, triangolo per saltare. La posso saltare? Ah, vabbè, semplicemente loro si schiantano sull'elicottero. Ci scantiamo con un elicottero, andiamo giù. Allora, stoppo la musica e pronti ad assordarci con il gioco. Addirittura? Sì. Ah, ma vecchio, ma questo qua con la tutina argentata non me lo ricordavo. Oh, wow, 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 wow! Ma iniziava così, arcala! Comunque eravamo in mezzo alla neve, non so se siamo stati sganciati bene. L'ultima volta eravamo su una spiaggia, ora mi sembra che siamo... Ma porca la vacca! Sono in mezzo alla neve, Frank, è finita! L'altra cosa che volevo fare era disabilitare un attimo queste cose, che è un po' più pulito. E poi guarda... guarda dove siamo! Ma io posso skippare. Aspetta, sì. Okay. Ma perché ci sono più punti dove nascere? Tipo 3, mi pare. Ma siamo fottuti, siamo nati sulla montagna... Siamo ai piedi dell'Himalaya. No, io la prima partita ero nato lì, non era un problema. Porca vacca. Il problema è l'inquadratura, ma adesso ci ragiono. Ok, ora ragionaci. Porcaccia. Loro mi vedono. Ah, loro vedono già la mia, ok. Giusto per capire se potevo già incominciare a raccogliere cose. Però scusate, X, giustamente. Prendere tutto qua. Che bisogna tutto ciullare roba Frank mentre sta sistemando tutto. Ehi, granatonis. Oh cazzo.
Ma questo sei te, questo qua che sta rantolando? Ah, no, questo è Kevin, questo è Kevin. Ok, ok, ok. Scusa, tu dove mi comparirai? Mare, io ciullo tutto a Frank, se non c'ha più una provvista neanche per sbaglio. Prendo tutto. A me la posso già piazzare robe là, alla fine, qua. Granatonis, medicinali. Chiuso giù. Sì, ho chiuso. Sei sicuro? Porca troia. E io queste cose non me lo devi dire, tipo è come il fornello, tipo hai spento il fornello, vado a controllare. No, no, vado io, dai. No, no, vado. Ok, va bene, grazie. Così continuo a prendere tutta la roba. Ci sono 4 punti di spawn, mi pare. Ok. Scusate, ma per me si chiama Kevin. Anche per me adesso è diventato Kevin. Mi dispiace, mi hai attaccato questa cosa. Cosa ho trovato? Cos'è? 1000? E questo? No, 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 non mangiare, non adesso! Finita. Questa dovrebbe essere l'acqua. Ah, no. Resina per stampante. Ma quello là è Frank! Mi andò Frank. Aspetta che però devo equipaggiare qualcosa che non sia la granata, perché ho paura di fargliela esplodere in faccia tipo in tempo ma io io ho appena scoperto che siamo diversi, però non pensavo così tanto diversi. Interessante. Questo è Frank. Questo qua è Frank. Posso anche guardare nello zaino di Frank. Ma che figo. Posso andarti a cellare la roba. Guarda. Ho i medicinali. Usa no. Niente. Guarda, io sono questo. Fa ridere, non pensavo fosse no. diverso. Ah, ok. Io sono quello, tu sei questo. Cavolo. Più che altro, Frank, non riesco più a non equipaggiare solo la granata. Cioè, vorrei equipaggiare qualcos'altro, ma non so come farlo. È un po' un casino. Oddio, oh, porca miseria. Allora, se io premo R2, lancio questa granata al 100%. Io vorrei non lanciarla, capito? Ok, non lo so. Ma scusa, se... Boh, non c'è un... Provo... Devi aprire lo zaino. Devi aprire lo zaino. Devo capire come aprire lo zaino, forse... Ah, ok, capito. Ok, allora qua devi combinare le cose che associa allo zaino. Sì, sì, mi ricordo. Qua però intanto posso equipaggiare e già così posso scoltellare. Voglio capire se intanto c'è il fuoco amico, che è importante. Sì, sì, c'è. Ma giuro c'è. C'è. Cosa preferisci perdere? No, t'assicuro. Ok, perfetto. Beh, è finito. Volevo solo capire. Oddio, ma non so i tasti. Aspetta, quindi abbiamo detto per lo zaino... Aspetta, se okay. te basta trovi... Oh, una granata. Quanto è importante, Frank, non sprecare munizioni all'interno di questo gioco? Allora, ti dirò, in realtà giocando ne ho trovate un bot. Ok. Quindi, boh, secondo me in realtà si possono anche sprecare. Quindi posso stare abbastanza tranquillo? Secondo me sì. Ok. No. Aiuto. Merda. Puttana. Ma vecchio. No, ma Kelvin. Ma non hai tirato su no, Kelvin? No, non ho ancora tirato su. Ma vecchio, è fondamentale. Grazie mille, cagotto pazzo, grazie. Ah, quindi per ora tengono la mia inquadratura. Sì, però mi vedono la mia. Ma in realtà ho fatto anche questa. Che però non so se può creare scompiglio. Scompiglio. Ok. Vabbè, qua avevamo già visto questa scena di Kevin che è completamente andato. Così vedete entrambi e in realtà io e Tonno sopra siamo invertiti, quindi... Ah, cazzo, ma a livello mentale è difficilissimo. Però in realtà ho preparato anche questa, vediamo che merda viene. Aspetta, vediamo. Ah, ricordiamoci, non devo colpire... tagliare diversamente. Non colpiamo Kelvin, perché ricordiamolo, Kelvin può, come posso dire... apri, aspetta. Ah, questo lo devo prendere. Perché Kelvin può morire. L'ultima volta, purtroppo, dopo qualche colpo, è andato giù. Quindi stiamo attenti. Ok. Più che altro dobbiamo scendere giù da questa montagna, che sarà un casino. Aspetta, fammi vedere quanto è alta. E la Madonna! Porca vacca. È un bel... Per arrivare alla spiaggia è un bel percorso, Bello tosto. Chissà cosa c'è in alto, perché magari andando in alto si potrebbe trovare... Io mi metto a scalare quasi quasi. Potrebbe essere una grande idea. Munizioni. Prendere subito. Tirare su tutto. Ciullare tutto prima che passi Frank. Ma stava la Jots, non l'avevo vista. Una freccia. Dardo per la balestra. Ok. Ah, qua c'è pure un sentiero. Ah no, è il fiume, scusate. Ho sbagliato tutto. Come si fa a saltare? Ah, Y, ok. Ma secondo te, okay. Cioè tipo, su dalle montagne... Sì. Troviamo Moria oppure non c'è nulla di interessante? Beh, sarà un botto di... Ah, ma io stavo parlando con Kelvin. Sì, Kelvin, no, diamogli già dei compiti. Non so che ne cosa... Devi seguire. Ah, ok, va bene. Oh, un coniglio! No, non ce la farai. Oddio. Ce l'ha!
Bastardo. Ma comunque sono un cacciatore nato in tutti i giochi. È incredibile. Tutti i giochi. Che poi forse non era un coniglio. Che cos'era? Certamente devo mettere le opzioni, però. Ho dei fegatelli. Dei fegatelli. Sì, ho dei fegatelli. Sono riuscito a fare dei fegatelli. Ah, dove si... comandi. Allora. Però scala che è una meraviglia. Pensavo fosse molto più difficile scalare. Allora. No, in realtà si riesce abbastanza. Minchia, va su in verticale il ragazzo. Che ha messo la I come inventario. Ok, tab. Frank! Ok, ma io non ho niente, devo prendere tutto, cavolo. Aspetta. Ma secondo te sto facendo una stronzata andare su oppure può andare bene? Che cos'è quella parte rossa che mi sta lampando? È la vita, ma non ti sei curato. Ma non mi dici niente. Ma te la dice il gioco subito. Prendere dice, subito. Prendi medicinali, giusto? Sì. Ok. Io non li trovo. Tanta roba. Che devo tornare. Ma io t'ho ciullato tutto. Cioè tutta la roba che vedevo ho ciullato. Cioè ho aperto tutte Vabbè, le valigie. Vabbè, ma saranno anche per me, penso. Ci saranno, capiamo. Ma porca mia. Più che altro ricorda che sei il mio allievo insieme a Kevin. Vabbè. Allora, ok, dovrei. Secondo me però non sto facendo una cagata, perché andando su questa montagna possiamo vedere dall'alto dove sono dei punti di interesse interessanti. Ah, vabbè, punti, ma c'è anche la mappa, C'è anche la mappa, che c'ha ragione, perché per aprire il GPS. Io con la M lo apro. Ok. Ma sai che col pad secondo me è molto più semplice. Boh, dipende come sei abituato. Devo aprire il kit. Hai aperto il kit di primo soccorso? Sì, già aperto. Ho già l'accetta in mano. Beh, non mi ricordo nulla. Sto facendo una fatica. Sì, adesso sto facendo l'umile come se non ci avesse giocato 11 ore e sa già tutti i segreti del gioco. No, adesso c'ho il GPS. No, però metto qualche arma. Frank! Ma dove sei? Ma vecchio, ma sei lassù. ma guarda come scalo dritto. Cioè, vado che è una meraviglia. Ma io non ho parole. Bellissimo. Comunque continuo a non trovare le medicine. È che io sono fatto così, se vedo una montagna voglio sapere cosa c'è dietro. Ah, li ho trovati. Tutti... Porca vacca, c'è un'altra montagna. Che due coglioni. Allora, mangio le medicine. Ah, sono proprio sul cucuzzolo. Che figo. Ok, mi sto curando e... Ma scivola il personaggio? Penso di sì. Vuoi provare a buttarti? Cioè, se io mi butto giù tipo saltando, scivola giù saltando, oppure... Saltando secondo me ti ammazzi, scivolando piano piano secondo me sei a posto. No, ma non scivola il personaggio. No, è abbastanza easy. Okay. Ma posso dire che sulla verticalità forse dovevano un po' lavorare. Cioè, appena uscito. Guarda, scusa. Vabbè, ho capito. Ma magari tu c'hai gli scarponi adatti. Ah, beh, scusa. Certo, ti assicuro che questi scarponi... non sei mai stato in montagna. Sono in verticale, guarda. Porca la puttana. Ah, hai imparato i fondamentali della costruzione. No. Ho imparato i fondamentali dell'arrampicata. Io penso che... Porca la puttana. Adesso provo ad arrivare, ma... Era un po' di vertigini. Ma dove sei passato? Sono un scalatore nato, sono Alex Honnold. C'era il trick del guscio di tartaruga per scivolare, ci dicono. Ah, ok. Che però... Qual è il trick? Non ho capito. Che hai tolto il GPS non serve. Copy? Copy? No, mi senti? No. Frank, mi senti all'interno? Attivato il walkie-talkie. Mi senti, Frank? Frank? Ti sento. Tutto a posto. Chiaro. Come lo tolgo? Perfetto, ok. Quello è molestissimo. Era stramolesto. Allora, vediamo qua dove sono arrivato. Allora. Posso dire, questo gioco mi è già più divertito di tutti i giochi che ho mai provato. Pazzesco. Voto 10. È meglio 10. Di Wolong. Fai fuori una tartaruga. Meglio di Wolong, è quello che si è installato dopo 2 secondi. Perfetto. Della mia vita. Allora, vediamo se vedo qualcosa di interessante. No, ma vengo giù io. A parte che si vede il mare, che sono tipo tanti quadretti. Cazzo, è vero, è Minecraft. È tutto texture ripetuto. Ma sono così tutti i giochi. Non ho mai visto un gioco in cui non... Allora, ti posso già dire che all'orizzonte non vedo altre isole. Quindi la mappa è una sola. Ah, bravo, vedi, questo è interessante. Non ci avevo pensato. Però ti posso anche dire che non vedo costruzioni. Ma non venire su, Frank. Facendo qua il Monte Carlo. Vengo giù io. Orca! Che cavolo stai facendo? No, Frank, aiuto! Ti vedo laggiù un puntino. Frank, aiuto, se cado è la fine, Non è la so fine. Come fare. Aiuto. No. Ma vai piano. No, ok, non si è fatto male. Okay. Sì, ma aspettami, dopo come... No, ok, posso. Non riesco più ad arrivare dopo. No, andiamo giù, Frank, sei già troppo giù. Aspetta che arrivo. Porco giù. Ok. Però è interessante. Se gli umani fossero delle caprette come sto loro, scivolando. Anch'io, guarda, in maniera molto lenta. No, tu più veloce. Ciao, bella Frank. Ah, ti ho restituito il colpo. No, di prima. Torniamo giù. Vai. No, però piano. Mara, fa un. Ma guarda che lavoro di gambe. Aiuto. Ma nella vita poter scalare così sarebbe bellissimo. Ma non c'era niente. Insomma. Esatto, è una capra tibetana. Non c'era assolutamente niente. Sì, ho controllato per bene. Boh. Ritorniamo là e andiamo a vedere se c'è qualcosa di interessante. Ma ora costruzione di case per le prossime 3 ore.
Addirittura. Ma no, andiamo in delle grotte, esploriamo. Kevin dov'è in tutto questo? Oh cazzo, gli avevo detto di seguirmi. Ah, forse lui non è mica una capa. Aspetta, guardo sul GPS. Che tra l'altro è esatto. Ah, la cappa è di Kevin, giustamente. La cappa è di Kelvin. Ok, allora è rimasto giù Kelvin. Kevin, scusami. Allora, Kevin è rimasto giù. Più che altro dobbiamo stare attenti che poi arriva la notte e arrivano gli omini. Aspetta, di notte. Guarda lì. Sì, lì ci sono delle tende. Ma sì, hai già controllato? No. Ah, cioè, ok. Ma è ghiacciato il lago oppure? Il lago è ghiacciato. Ah, interessante. E tra l'altro... Sbaglio. Scusa. Pronto? Devo ancora un attimo capire con i... Cioè, dalla mia visuale capiranno che non sto capendo minimamente i tasti, perché li sto... Dobbiamo imparare i fondamenti. Aspetta. Della costruzione. Vedi io... Allora, no, premi... Però... Come faccio per aprire l'inventario, premi tab. Ah, ok, così, ok. Ma tu un attimo, quindi sei ghiacciato, in teoria se l'hanno fatto bene. Cosa stai facendo? No, non si, non, no, si, non si può spaccare. Ma neanche con la granata? No, non ho mai provato, però non gli puoi neanche mettere il bastone per spaccarlo. Tu mi hai sfidato. No, non t'ho sfidato. Sfida accettata. No, non era una sfida, aiuto. No, no, no. No, 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 non su, no, Kevin, non su Kevin. Non su Kevin, mandalo via. Ma vecchio. Comunque no, non si può spaccare, non si può spaccare. Penso che con le granate ci potessero essere utili. Ah, comunque sta bene. Fatto. Vabbè, ma ne troveremo delle. Una un botto di soldi. La possiamo prendere? Ah, no. Soldi, sembra soldi un po' cosa servono, scusa, in queste li puoi bruciare sul fuoco. Per attrezzare il fuoco. Abbiamo una bottiglia, due capannelle così, un bel cordame. Ah, qua c'è già una grotta. Cazzo, peccato che non ti puoi fare la tua slit. Come c'è già una grotta? Sì. Entriamo. Salvo. Ah, per il salvataggio poi magari ti spiego. Cioè, l'importante è che prima salvo io, poi salvi tu. Ok. Un coniglio. Un coniglio. Salvo. Cogioda. Salvato. No, ma ragazzi, non coniglio. Sei un cattatore per un nulla. Un coniglio. Piglialo, piglialo. Ma no, è fortissimo. No, 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 mi ci sono affezionato, Fra. Mi ci sono affezionato. È molto più dolce di quello che ho cacciato io. Dai, carino. Ho finito la stamina. Ma come? Ma porca miseria. Posso farti vedere comunque come si fa? Comunque, secondo me è una lepre. Faccio vedere. Guarda, guardate, ragazzi, in 30 secondi ve lo catturo. Con la radio in mano. Come faccio a toglierlo? Adesso mi faccio una lancia. C'hai bacchetti? Non ho i bacchetti. Ehi. Devo trovare dei bacchetti. Allora è qua dentro, ma potrei averlo perso. Come l'hai perso? Mi sa che l'ho perso. Con questo trovi. Ah, poi tipo cercando in giro si dovrebbe trovare l'ascia quella figa. Che dopo fai gli alberi in un attimo. Ah, più figa di questa. Sì, questo è proprio il basic. Ma in realtà tutte queste mansioni facciamole fare al bomber, Kevin. Ma lui non ti trova. Ah, ti trasporta soltanto le robe. No, no, è che io volevo spaccare per cercare un legnetto, ma ho sbagliato. Albero! No, no. Ho sbagliato. Questa qua vuoi che te la sradichi tutta? No, quello lo fa lui se vuoi. Basta che gli dici pulisci nel raggio di 20 metri. Allora vedi che te lo fa. Io pensavo che è inutile alla fine. Cioè, se non vuoi costruire. Se vuoi non costruire, costruiamo qua però. Se vuoi costruire va bene. Avevi detto che volevi andare in giro. Io in realtà io volevo andare giù nella spiaggia giro. Perché mi sembrava meglio. Il problema è che ne siamo messi male anche come cibo, come cose. Beh, tu se becchiamo un coniglio. Il coniglio io l'ho già beccato. Dei fregatelli di allora andiamo, coniglio dai. Ce l'ho. Io c'ho anche la razione militare. E i tronchi li troviamo giù. Sì. Ok. No, l'unica cosa è che volevo farmi. Cazzo si scende. Ma che vincia un passo come... Un coniglio, cazzo. Vai, 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 vai. Merda. Bastardo. È devastante. Chi cazzo mi ha colpito? No, no, peccato ma te. Ma che stronzo. Infatti non stavo capendo. Aspetta, non l'hai neanche preso. Guarda che come saltella, bastardo. Allora, Kelvin, prendi oggetto. Ma com'è possibile? Ah no, ho sbagliato. Ho finito la stamina. Bastardo. Ok. Ah, cerchiamolo in due. No, no, adesso gli dico, guarda. Ma può cacciare? Recupera pesci. Porca la puttana. E dagli a me. Ok. Questo ce la dovremmo fare. Ma come fa che non c'è un lago qua? Vabbè, no, andrà lui. Ma te stai ancora in... È che hai finito... No, come cazzo sei? Bastardo. Io sono strabravo, te lo dico. Boh, Kelvin è partito. Però mi facevano una tenerezza quando saltano, tesissimo. Mentre lo squarti. E porca. Grazie mille ad Alessandra, grazie mille. Scusate se a volte ci perdiamo qualche abbonamento. Allora, andiamo, vai, ti seguo. E allora, mi segui, io direi che... Ah, quindi faccio il capitano, non sono bravo come leader. Però va bene, dai, ci stava andata. Allora direi ai miei prodi di andare di qua. Che salti fai? Direi di andare di qua, ci no, buttiamo... No, mi butto da lì. Guarda che ce la facciamo, Ma cosa dici? Sì, sì, guarda, basta. Vai, vai, che costeggia. Sì, sì. Costeggia, salti qua, pietra a destra qua. Ma non c'è un sentiero. Scivoli, 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 arrivi qua. Ok, poi qua vai a sinistra.
Ecco, qua è un po' complicato, ma secondo me non ci dovremmo far troppo male. Scivola qua, non ti fai nulla. Top giù di qua e boh, fatto. Merda, che capra che ma sono. Porca. Bravissimo. Siamo in team. Da non sei abituato comunque a giocare. No, a buttarmi così, no. Un sasso serve? Prendiamo. Sì, potrebbe servire. Perché altro metti che poi ti spacchi qualcosa. Infatti. Io comunque c'ho la carne qua. Questa cos'è? Ah, bottiglia di Docta. Di vodka, interessante. Qua i soldi, andiamo a far Baldoria. Cibo in scatola ho anche. Tanta roba. Ok, un po' di roba qua. Ah, aspetta che mi devo cambiare i neon del mio... come si faceva? R2. Prendo della foglia. Non me lo fa. R2. Ah, perché le devo accendere, giustamente. Cambiamole, mettiamo... verde è un po' fastidioso. Ah, ho trovato delle bacche. Mettiamole, no, vabbè, mettiamole... Io rosso, però non, so che non si poteva mangiare. Arancione è bellissimo. Altre bacche? Questo dove sei? Ho beccato le bacche velenose, ma porca miseria. Ah, queste sono bacche? Sì, sto cercando dei bacchetti. Foglia collezionata. Bacche, okay. E bacchetti. Bacche e bacchetti. Ma i cespugli quindi danno delle robe. Bacche e bacchetti. Beh, o foglie o bacchetti. E foglie servono, i bacchetti li prendo? E i bacchetti ci fai le armi. Ah, perché fai anche le armi, ok. Costruisci i fugi. Tu prendi. Io volevo farmi la lancia. Ci siamo già persi, dove sei? Ah, di qua, ok. Aspetta, adesso provo a fare la lancia. Allora, in teoria ma serve. Quindi anche questa è tipo un'arma contundente? Sì. Ok, vabbè. Era giusto per capire. Vabbè, devo capire delle dinamiche del gioco, Frank. Allora, se io uso... Scusa, ma anche i sassi? Cioè, lancia, tipo... coltello e... Ma hai tirato un sasso, ma sei deficiente? No, ma figurati. Ah. No, perché io muoio. Adesso ti faccio la lancia. No, dai, i sassolini non fanno nulla. No, cosa stai fabbricando? È un pazzo questo. Via, scappa. Ma poi con che velocità l'ha fatto? No, Frank. Ma la puoi lanciare? Sì. Che cazzo dici? Ti becco. Era di zaghe come in Apocalipto. Porca miseria, l'ho scagliato. Fortuna che l'ho visto tante volte. Adesso la devo ritrovare, però. No, aspetta, collaboriamo. Giuro che non ti tiro più i sassi. No, se devo ritrovarla là. Ma qua posso trovare i pesci? Oddio, penso che. Oh, cazzo, l'ho piantato. Ho piantato un pesce? No, ho piantato il ramoscello. Piantato un ramoscello? Sì. Ah, beh, certo, sì, puoi. Ah, ok, ma cosa serve, scusa, piantarlo così? Non ha nessuna utilità. Ma l'avevi fatto anche in live. Non mi ricordavo. Poi per costruire. Ah, per costruire, vero, la tenda. Tipo la tenda. O fare il fuoco. Comunque devo dire la foresta è fatta molto bene, bella. Ah sì, beh, sì, è un bel ambiente. Però ammetto che ho perso la lancia. Aspetta che cespuglio qua, importante che ci sia un po' di spazio. Ma mi sento come in Indiana Jones, cazzo, bellissimo. Troppo avessi un macete, due foglie collezionate. Ma porca. Miei prodi, qua non c'è nulla, dobbiamo spostarci verso altre terre. Aspetta, scendiamo che... più a valle. Rifaccio la lancia. Vai, rifai la lancia. Aspetta che la provo a fare. Tu non anch'io. La fai. No, la provo a fare anch'io. Allora, quindi devo combinare. Sono due bastoni. Due bastoni. Duct tape. E dove li trovo tutte le cose? I bastoni a destra, lì. Ok. Mica hai proprio due. Sì, ho proprio due. Di numero. Quindi combina. Poi ci serve il duct tape, che sarà lui. Lo puoi chiamare nastro adesivo? Sì, scusa. E poi cosa mi serve? E il pugnale. Ah, il pugnale. Ok. E ora? Ah, ora premo su questo, combina su questo. Ma nella realtà è così veloce? Cioè... Sì. Equipaggia. Ok, questa tanta roba. Posso fare una molotov. Ah, oddio. Oh, vezzi, che cazzo è? Sono dei nemici. Delle bertucce. Dove? Non ho capito. Guarda che devo equipaggiare almeno la lancia. Dietro, c'è un omino. No, via. Non a me. È Gollum. Bastardo. Ma la dobbiamo uccidere o la dobbiamo solo abbandonare? In realtà forse potevamo non attaccarlo. Ok. No, pialo. Sta scappando. Ma possiamo essere cannibali, cioè nel senso... Sì, ma non loro, quegli altri puoi mangiare. Questi sono buoni, ma credo. Ma dov'è finito Smeagol? Ah, è qua. No, è una roccia. Vabbè, però. Non ha lo stesso colore. Le basi, riuscire a riconoscere se una cosa è un sasso oppure no, siamo fottuti. Ho dei compagni qua. A parte i riflessi. Ma io ce l'ho piantata. Me la puoi estrarre per piacere? Anzi, aspetta che venga riprende. Allora, nella realtà non andrebbe estratta da quel che so, perché potrebbe essere molto pericoloso, perché potrei morire dissanguato. Però, ma perché ne hai un'altra? Poi ne avevo due. Ma questa io la posso droppare? Questa è mia, ridammela, grazie. Okay.
No, io non lo faccio. Però smettila di conficcarmi. Che ti hai fatto malissimo. Porca pure. Vacca. Ma poi si possono fare le erbe curative. Comunque c'era una maniera per avere lo zaino rapido. Però io purtroppo... Sì, tieni premuto l'inventario. I controlli li ha fatti. Quando me lo vuoi dire, scusa. Ma io c'ho qua i fegatelli di coniglio esposti così. Attendo che poi vanno a male. Ho un po' di carta stagnola, non lo so. Li devi fare essiccare. Ah, ok. Cioè le essiccature. Allora, scendiamo giù. Io più che altro non ho... Cioè, come recupero la salute? Col cibo? No. Il riposo? Solo le medicine? Sì. Beh, sei uno stronzo. Stai attento. Porca va... Allora, fammi... Non sono bravo con le traiettorie, se no ti avrei già puntato. No, da lontano è difficile. No, da lontano è un po' difficile. Oddio, aiuto, ho sentito un verso. No, è troppo, ombroso qua. Porca miseria, dietro. No, aspetta, non attacchiamoli, dov'è? Magari vogliono cercare un approccio. Ma cosa stiamo facendo? Seguiamo il fiume? Seguire i fiumi è la cosa più aspetta che mi assegni. Sopravvivenza. Oddio, stanno suonando. Porca vacca. Difendimi, difendimi. Porca vacca, cosa devo fare? Oh cazzo, cos'è quello? Un uccello? Sì, un uccello. Dov'erano? Orcala, uno smigol. Ma era pesissimo. No, ho capito, ma mi fa anche paura. Sciò! Ma però in realtà sembrano pacifici come esseri. Poi si fanno i cazzi loro, magari raccogliono le ghiande. Quanta vita ha, Frank? Secondo me lo posso permettere. Allora, vediamo. Lui me l'ha conficcata nel petto. Io preferirei... Oddio, muoio. Aspetta che lo recupero. Che mi serve. Va, perfetto. Siamo pari. Vediamo se ci sono degli smigol. Direi di no. Situazione molto tranquilla. Comunque, la tattica è andato a prendere del pesce, esattamente come tutti gli smigol. No, tu non sei una merda. Cioè, nel senso, dovevo un attimo pareggiare i conti, mi sembra giusto. Con l'ascia puoi anche pararti, mentre con la lancia no. Grazie mille per il consiglio, tanta ruebas. Ah, ma aspetta, io posso trafugare lo zaino di Frank? Penso. Vediamo. No, posso mettergli dentro la roba. Aspetta, prova R1. Ah no, aspetta. Telo. Cos'è sta roba qua? Cioè, è roba mia o roba sua? Munizioni. No, questa mi sa che è roba mia, perché questa io avevo la vodka e i soldi. Stipiamolo di soldi. Usa. Ah, io l'ho messi dentro? Gliel'ho messi dentro? Sì, secondo me sì. Sì, lo imbottiamo di soldi. Orcala, chi è? Fermi tutti. Dove sei? Bastardo. In mezzo ai cespugli? Via. Guarda che faccio dello spazio qua, così li vediamo. Non ci vedo niente, siamo in questa zona di bosco in cui non vedo assolutamente nulla. Questo raccogliamo. Ehi. No, porca la puttana. Ah, eccolo, ok, l'ho visto. Sciò. Ah, sono due. Via. Sciò. Via, ok. Ok. Pigliamolo su. Ok, Frank. Abbiamo un ostaggio. Andiamo via. Sei un assassino. No, cosa sono un assassino? Non capivano. I ragazzi qua non volevano fare troppe balotte. Questo secondo me forse lo possiamo... Cioè, ci possiamo fare qualcosa? Se lo colpisco... No, niente. Ma che cosa sono poi? Si sono un po' tutti sfigurati. Ma chi era? Corriere. Orcala! Sì, però per nessuno di noi. Credo un parente di uno di noi. Come il parente di uno di noi? Ma non sono sicuro perché non so i nomi magari era mio padre. Di tutti. No, non era Tonea. Ok. Ma perché dici parente di uno di noi? Perché ha lo stesso cognome ma un nome diverso. Ma che roba figa! Magari era il padre di Nick. No. Ah, niente. No, ragazzi, siamo attorniati da... Ah, mi hai difeso, grazie. Te ho difeso, sì. Ti ho difeso fino alla fine. Allora andiamo. Direi di scendere... No, aspetta. Kevin... No, dietro. Dove? Ah, porca vacca, ma proteggimi! Ho detto dietro. Ho pochissima vita. Cosa succede se muoio? È finita. No, cosa è finita? È one way. Kevin... Oddio, no, aspetta, chi è? No, ero io, Kelvin. Scusami che ti sei... Dov'è? Dentro sti versi, no, è che non vedo niente. Ah no, c'è la tipa, aspetta. Qual è la tipa? La tipa, hai presente all'inizio che c'era... Quella argentata? Argentata. C'era una tipa che ci ha colpito con un pistolone gigante.
Ah, no, no, è presente all'inizio nel volo, quello che hai skippato, che però avevamo visto l'altro nell'altra live. Braccia, non capisco. Esatto, aspetta, fermo, c'era tre persone da cercare. Cosa faccio? Cosa faccio? No, fermo, c'erano tre persone da cercare. Ok. Come si fanno a togliere le armi? Ah, signorina? Cosa? Oh no, ma ci stanno attaccando. Ecco, lei è una di quelle. Ha la stessa faccia di una delle persone che stavamo cercando. Ma non ho capito se si è buggata o perché sono due persone in nulla. Ha tre gambe, Frank. Ma perché è deforme? No, 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 signorina! Avrà subito qualcosa in quest'iso. Lei in teoria è buono. Ho capito, però. Beh, è agilissima, cazzo, sì, questa tregambe. Sta un becco. Ho la porca la puttana, ma cosa devo farci? Ah, vedi, non dovevamo attaccare gli omini. Ah, ok. Signorina, e quindi non l'attacco lei? No, lei no, lei in teoria è buona. Ma togli l'arma, si spaventa. Ah, è per quello che si sta spaventando. Vabbè, non mi dici niente. Ma nulla. Allora, come faccio a toglierlo? Vedi, ci sta indicando un posto. Là. Andate là, sta dicendo. Ah, ok. Però c'è anche... No, la stanno picchiando. Orca, pezzi di merda. Proteggila, proteggila. Non ho l'arma. Aspetta, devo... Cazzo, devo assegnarmi i numeri alle armi. Non si vede nulla, te lo giuro. No, allora... È un casino. Qua c'è Smigol da qualche parte e ci spugli. Vado nell'inventario un attimo. Io colpisco un po' a caso, prima o poi... Madonna, che fastidio che sono. Ma fanno sempre sti versi. Cioè, non ci vivo con sti versi qua. Ok, mi sono assegnato le cose. Che molesto. Sì, comunque, forse dovremmo lasciarli in pace, sì, perché adesso stanno iniziando a diventare molesti. Infatti, ma poi sta diventando anche buio, quindi mi cago in mano. Andiamo giù. Ricorda, segui sempre. Preferite questa o questa? Grazie. Di cosa? La visuale. No, ma io sto mangiando delle bacche a caso. Ma più che altro è quasi notte, Vez. Non abbiamo neanche un riparo. Andiamo giù. A fare cosa? Ma viene a piovere. Dobbiamo trovare un luogo spoglio. Che roba. Madonna, che casino. Ma porca miseria. Ma che cazzo. Troviamo un posto più giù, un pochettino più aperto, uno spiazzo, in cui possiamo finalmente mettere il nostro riparo, perché qua non capiamo veramente nulla. Vabbè, ma è che basta la tendina. No, va bene. Oddio, una ragnatela. Ragnatela. No, non fa niente. Okay. Questo cos'è? Sì, ma non c'è uno spiazzo che... Ah, ho i semi di cicoria, possiamo piantare la cicoria. Sono delle fiaccole? Ah, no, no. Ma io non vedo niente. Ah, neanch'io non vedo nulla. Guarda che accendo la luce. Non si vede... No, sei morto! No! Ma ti sei buttato! Ma non ho visto proprio neanche il precipizio! Ma porca miseria! Ah, ma merda, c'era questa... Ma vecchio, ma sei volato via! Ci vuole un attimo in un bosco. E io come faccio? Devo aspettare che arrivi. Però posso respawnare se premo. No, no, non respawnare. Okay. Finisci da loro. Buttati giù. Bravo. Okay. Ma porca miseria. Ok. Grazie mille. Ne ha preso. Ma non è, ti giuro, stavo andando. Non stavo come nei niente. Film, no? Che corrono nel bosco e poi volano giù. Oh, almeno qua si vede qualcosa. Madonna, ma abbiamo beccato qualsiasi condizione meteo avversa. È un casino. Cioè, come facciamo? Ah, poi te stai usando il fiammifero. Sto usando il fiammifero. Non il fiammifero, l'accendino. Aspetta. Accendino. Provo anch'io. Potevo fare una roba. Lì stai usando l'accendino. Ah, sì, è vero. Madonna, che casino. Ok, lo sto usando anch'io. Allora, andiamo di qua. Siamo fottuti. Non so dove siamo finiti. Ma se facessimo la tendina quella provvisoria e dormissimo. Secondo me ci sta. Vai, ci fermiamo. Così ci porta al giorno? Esatto. Va bene, dai. Anche perché sennò iniziano ad attaccare. Io vi giuro, nel mio schermo sto vedendo nero, guarda. Sì, cioè, io non vedo nulla. Aspetta, oddio, stanno suonando. Fai un riparo. Ma come fai un riparo? Non so neanche le basi. Ma casino, mi metto a piangere. Allora, aspetta, manuale da costruzione. Allora, tenda ramoscello più quello. Ok. Prima piazzo la tendina giù. Ok, quindi, dai. Tonno, devi riuscire a sopravvivere anche senza Frank. Allora, piazza la tendina giù. Dove ce l'ho però? Quella merda di tendina. Qua non ce l'ho. Qua non ce l'ho. Forse questa qua, intende? Queste cosa sono? Stoffa, no. A me serve proprio il copertone. Però io non credo di averlo il copertone. È un casino. Ah, aspetta. Resina per stampante, no. Qua non c'è niente. Vieni a piangere. Aggiungi oggetti. Ah, eccola, eccola. Equipaggia. Ok, devo trovare un piano. Io non vedo nulla. Vabbè, qua. Ok. E poi devo mettere un bastone lì, se non sbaglio. Quindi vado ad equipaggiare un bastone. Sono nel panico più totale, non so cosa sto facendo. Ok, prendo un bastone e lo metto
qua. Come faccio a metterlo? Ok, ok, tanta ruebas. Buona, notte. Ah, uno di due. Cazzo, lo deve fare anche Frank. Porca. No. Top. No, come ancora notte? Frank, ancora notte. No, dormi. Allora, l'ho già fatto. Ah no, era l'alba, dormi di nuovo. Ancora? Sì. Ma non è che ci no, sveglia no. Perché abbiamo... No, no, è che non è notte, è giorno. Ma come fa a essere giorno? Cioè, sta albeggiando, credo. In teoria. Sì, in teoria è così. Ma chi era ancora? Corriere. Ah, ok, okay. E quindi? Adesso arriverà. Ma ridormiamo? Scusa, ma guarda che ore sono. Sono le 18.53, ma che cazzo di orario siamo andati a letto? Era troppo presto. Dormiamo. Ma dopo è troppo, dopo ci svegliamo di notte. Ah, ok. Però almeno... Aspettiamo. Boh, sono quasi le 7. Le 7. Ma scusa, andiamo a dormire. Boh, proviamo. Cosa succede se dormi? Prova a dormire? No, è che oppure che ci svegliamo troppo presto. No, però secondo me... Cioè, meglio che aspettare tutta la notte. No, è che lui ti fa dormire 8 ore. Non mi ricordo quando. Ah, okay. Adesso lo scopriamo, vediamo. Oh, oh. Lui ti fa dormire, no. Vediamo. 7 ore e 30. Ok. Ah, hai sete e fame. Ho sete fame. Porca meno, io ho sete fame. Io famissima. Però io ho del coniglio, quindi se tu sai come cucinare. Io ho la razione militare. Comunque, ragazzi, mi hai lasciato tutto da solo. Io ti giuro. Buonano. Ancora? Devo bere. Aspetta. Cazzo, solo della vodka. Io cibo in scatola lo posso mangiare? Cibo in scatola lo posso mangiare. Certo. Con cosa va combinato? Cibo per gatto. No, vezzo, mi serve l'apri scatole. Ah, vabbè. Sì. Ma cazzo, già vedevo l'altro giorno il video che abbiamo fatto per aprire le scatole. Sono mille modi. Ma infatti, ma cioè, più che altro tu hai tutto l'arsenale per poter aprire le scatole. Ti serve l'apri scatole. Mi sono un po' esagerato. Sì, passami del cibo. L'ho appena mangiato. No, veramente. Ho una molotov. Scusa, una bottiglia di vodka. Grazie mille di rap. Può essere che vada bene. Che vabbè, ma andiamo a pescare. Ma che lui... tempismo, bottiglia di vodka e rap. Ma lui, scusa, non aveva... Gli avevo detto di andare a prendere un pesce. Ma quando prendo la roba? Non si può riprendere? Sì, sì. E com'è lo smantello? Poi sulla tastiera è C. Vabbè, smantella te. No, l'hai spaccato. Ah, perché ci sono... ok, non avevo capito. Vabbè, l'importante è che tu hai... Oh cazzo, via. Per piacere, troviamo un posto che non sia in mezzo alla foresta. Via. Oh, penso ma era qua tutto lo in mezzo alla foresta. Oh cazzo. Un accampamento. Vabbè che c'è un tizio. È vero. Aspetta che mi armo. Vado aspetta che provo a tirargli la cosa in testa. Hanno anche le provviste loro. Aspetta. Cosa gli tiri in testa? È la landa. Aspetta però vado 4-4. Facciamo condiviso. Cioè, nel senso, okay. Facciamo nello stesso identico momento. Non è che c'è un solito amico. Urcala, ti è passato davanti uno smigolo. No, oh cavolo. Tiro. Tira. Ho colpito. Ok, colpisco anch'io. In una gamba. Bravo. L'ho preso. Madonna, headshot. In testa. Mamma mia. Attento di fianco, attento di fianco. Fianco. No, quanti sono? Non sto capendo. Urcala. Oh, cazzo, ma... Aiutami, qua c'era il misterio. Porca miseria. No, ma ti ha buttato giù. Sì. Caccialo via, caccialo via. Sei imbaggato. Pungalo, pungalo. Grazie. Pezzo di merda. Ok. Top. Che ansia. Loro li possiamo anche prendere. Loro si possono mangiare. Tanta ruebas. Ma ho fatto un headshot mai visto. Vero, vero. Solo perché si era mosso in quel momento. Sì, è vero. Presente per sbaglio. Comunque c'è anche la tua lancia. Che poi in realtà è la mia. Ma guarda lì, perfetto. Da occhio. No, infatti. Bravissimo. Allora, vediamo cosa c'è qua di buono da mangiare. Che magari erano qua che ho acceso la musica. Oh, ci stai. Proprio del cielo. Allora. Due orologi, ho trovato due orologi. Sa che si è imbaggato il ragazzo. Ah no, è sparito. Se vuoi venirti qua, prenditi il Rolex, se ti interessa. Oddio, non so cosa serve. Non c'hanno cibo, vets. Ci sono dei strofinacci, una felpa. Ho trovato una felpa. No, c'è un tizio, c'è un tizio. Dove, c'è un tizio. Dove? Aiuto. C'è un tizio. Allora, mi devo equipaggiare. No, adesso. Ok. Ma si parano. Sì. Anche tu puoi parare. Che coglioni, sono riandato no, giù. No, dai, ma fai cagare. Ho capito. Aia, anch'io. No, sto per... Mi ero incastrato. Ma fai cagare le ultime parole famose. E quindi ora? Adesso rinasciamo nella grotta. No. Peggio.
Cosa vuol dire peggio? Ah, la radio dicono che attira i nemici, sei scemo. Ma io che cazzo ne so? Dai. Ne so che sono filo musicofilo. Dove stiamo? Cosa è successo? Ci hanno imbacugliato. Che cazzo dici? Vai Kelvin. No Kelvin. Io mi libero. Come fai a liberarti? C'è il simbolo. Ah merda. Beh però in realtà è meglio che la grotta, no? No beh, di sicuro. Spegni quella cazzo di radio. Morto. Aspetta, aspetta. Beh, c'è andata. Tutti i professori qua. Ah, recupera le tue robe, mi raccomando. Dov'è, dov'è? C'è il tuo zaino. Che? Ma perché urlano? Ma che cazzo ne so, è tipo anzi. Si spegne la radio. Spaccala, spaccala. Ma quante radio ci sono? Spaccala, dov'è? Ok, spaccato. No, ce n'è un'altra. È questa. Ah, ancora qua. No, un'altra ancora. Spacca anche questa. Tu le hai accese tutte. No, ma... Spaccale tutte. Ce n'è un'altra, non capisco. Ok, l'ho okay. Spaccata, l'ho spaccata. Porca miseria. Sì, è un cretino. Tra l'altro prendi i componenti, c'è un tizio. Ma porca miseria. Ma beh, si può andare qua su? Aspetta. Ma in realtà, guarda, il fatto che ci abbiano impalato ci ha dato un po' di respiro. Io vado po'. Su. No, non è, dobbiamo dobbiamo un attimo Ok, questa è la mia casa. Intanto Kevin dov'è? Non ci abbiamo più Kevin. Aspetta, guarda, è un GPS. No, è qua di fianco. Ok, ok. Perché lui resta sempre un po' distante. È là dal fianco. Perché l'avevo detto di cercare dei pesci. Ah, ok, ok. C'è un tizio. Penso... Orca, di nuovo qua. Prova a impalarlo. Coglioni. Oh, beccato. Guarda che vado, gli vado dietro. Vai, gli vai, dietro. Vai, vai, vai. Bravo. Bravo. Ok, preso. Oh, come scendo? Oh, bastardo. Muori. Che brutto quando ansimano così. Però. Allora, scendiamo. Ok. No, non t'accanire sul corpo. Sa mai. Cos'è che è una la, busta? Cazzo, la mia sa lancia. Che in pelle. Cosa mi serve? Una borsetta tirato su. Ah, capito. Sì, hanno il loot. Ah, hanno il loot. Sì, se puoi lootare. Come a livello di lore non l'hanno studiata bene. Ok. Vedi, le borsette là, apri c'è la roba dentro. Sì, non l'hanno studiata benissimo. Ma in che senso? La borsetta. Una Louis Vuitton aveva. Infatti. Ma che... Aspetta che brucio il corpo. E come faccio ad aprirla, scusa? Ah, beh, giustamente, però apri. Vabbè, però sono mega avanti le borsette. Merda. Ma beh, se sto bastardo... sì, ha le barrette energetiche. Sì, non c'è... Se la giravo con la barretta le mando. Capisci che è un attimo strano. Qualcosa che non quadra. C'è anche i medicinali che direi che prendiamo. Allora, aspetta che faccio un falò. Ma io non posso consumare da qua dentro. Ok, sì, posso. Sì, consumare. Sì. Ma mi faccio questa bella barrettina che avevo un botto di fame. E via. Poi medicinali assolutamente. Mi servono e mi imbottisco. Qua cosa abbiamo? Filo. Ok, che è da combinare. Allora, arco di fortuna mi serve. Ah, arco di fortuna forse lo posso fare. Se ho due figo. Però poi devi trovare. Porca, guarda quanti ne ho. Che bomba. Puoi arrivare a 20. Porca vacca. Ok, combina mi serve la corda. Che secondo me allora. Era qua sopra da qualche parte. Ah, è vero, le radio danno i componenti elettronici che sono mega utili. Ci puoi costruire delle cose. Tipo per le armature, tipo mi pare. E poi, cosa serve ancora? Ah, poi con le ossa loro si possono fare le armature. Vai, okay. Prendi le ossa. Oh cazzo, no, è arrivata tutta la tribù. Come è arrivata tutta la sono tribù? Sono in tre. Ma... Me lo dice adesso. Io non so, io smetto di attaccare. No, no, non attacchiamoli, io me la tirerei. Ma qua Vez l'hai lasciato? Vez c'è un... non l'avevo visto. No, ma perché il loot non è... Ognuno aspetta, il suo. Fammi vedere la mia nuova maglietta, mi sono messo una maglietta. Orcola che figa, guarda ma lì. Ma ce l'avevi anche prima. È della Columbia. Ma veramente, scusa. Io avevo trovato una felpa. Prendo. Ah, ma anch'io ho del loot. Collected. Io sono messo bene tranne cibo e acqua. Beh, acqua allora, vediamo il mio cosa aveva. Aveva del nastro adesivo, delle cartucce aveva nel borsello, dei medicinali, questi li mangio. Ci sta. E del filo. Beh, sempre... Sì, fa meno ridere della barretta energetica. La barretta energetica devo ammettere che mi ha fatto... Allora... Però io sono sempre molto affamato. Ma cosa succede se tu non mangi? Cioè, qual è il risultato? Le prendo le ossa? In realtà, niente. Tutte ste ossa qua le prendo io? Serve qualcosa? Sì, fai le armature. Ah, le armature? Ah, bella! Sì. È vero, non me lo ricordavo. Ah, ma le felpe hanno caratteristiche diverse. Vedi, hanno dei parametri diversi. Ah, ok. Cazzo, me ne devo mangiare, porca. Allora, aspetta che ho dei fegatelli che possiamo usare. Io non ho cibo. No, 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 non mangiarli così, non mangiare. Porca puttana. No, parola. Ma io le volevo cucinare. Come ma le devo anche bere. Ah, ma si beve dal fiume, che scemo. Ma sono un coglione. Ah, ok, così lo uso. Ah, esatto, devi fare così e quando poi... diventa bruno lo togli. Come faccio a capire quando diventa bruno? Con gli occhi. Ma la carne? Sì. È bruna? No,
ci mette un po'. Perché è come Valheim, tipo. Sì. È bruna? Però Valheim fa un suono. È bruna? È bruna? No. Quando cambia colore diventa bruna. Cos'è? Una cottura vera? Cioè ci mette sì. tipo 3 minuti per cuocerlo. No. Forse uno. Ma si è spento il fuoco. Ah, rimpingua il fuoco. No. I tasti secondo me non li hanno fatti bene. No, non li hanno fatti benissimo. Beh, perché non mi fa bere qua? Così rimpinguavo. Ah, ok. Ah, ok, adesso mi fa bere. E niente, però io penso di non avere più fegatelli di coniglio. Ho tutte queste munizioni, pallettoni. Si è stupato Edo 94. Grazie mille Edo, grazie Edo. Quello di Master Chef? No, non credo. Oddio. Ma ho visto che è un 94 lui. Perché potrebbe essere? Bastone. Hai recuperato qua la roba? C'è un tizio di fianco comunque. Su una roccia. Amico, no, dietro. Adesso è dietro. Orca la mano. Vorrei che... Ah, ma mi sta facendo un ballo. Ma è un ballo di guerra. Ma magari è un ballo di guerra. Secondo me è amichevole. È amichevole? Io non lo so. Ehi, subito. Perché si voleva fare il suo rave in pace. No. Porca madonna, subito. Non attacchiamola. Come no? Di più. No, era lì che si faceva i cazzi suoi. Secondo me voleva solo ballare. Vabbè. No, nel braccio. Via te. Okay. A me dispiace, però. Ma sei il gran stronzo. No, mi dispiace un sacco, però. Dove la porti, pezzo? La brucio. Cosa faccio? La lascio vivere? Cioè, insomma, così. Oddio, ma si può spaccare veramente tutto. Attento che stai spiaccicando. Non lo so. Ma abbiamo una palla. Beh, le puoi staccare proprio la testa, se ti ricordi. Ah, è vero che puoi... Frank... Non sto riuscendo. No, dove è finito? Perché l'hai tolta? Dai che la devo... Ventila qua. No, non in acqua. Dai. Posto, ci siamo liberati dei corpi. Però si può distruggere un botto di roba, ho visto. Sì. Oh, è tornato Kelvin col pesce, vediamo. Sì, ma una cosa gli ho chiesto, il pesce. Mi fa ridere questi cervellonis, questi sformatonis. Dai, comunque devo trovare da mangiare. Ah, i Rolex. Mi fa essere proprio scimmio comunque questi giochi. Oddio, top. Oh, un uccello! Prendilo al volo! Quello, ma siamo più un moscone. Niente, finito. Ma ci spostiamo? Sì. Ok. Comunque non stiamo seguendo la mappa, andiamo a casa. Nuova ricetta di creazione disponibile. Anche io sto un po' esplorando anche l'ambiente per capire le possibilità. Ma io devo trovare del cibo. Ma assurdo, puoi distruggere veramente tutto. C'era l'orologio comunque. Vabbè, qua, sì. Il Rolex che ti aspettava, il Casio. Era tu. Ma non serve che gliele spacchi. Ma loro ritornano poi, si abituano al fatto che qua sia... Guarda, abbiamo fatto proprio i vichinghi. Ma cosa stai facendo, Frank? Ah, ma no, cercando del cibo. Secondo me dovremmo andare più verso la spiaggia. Mi verrebbe da dire questa cosa qua. Ma noi, il nostro obiettivo è cercare degli accampamenti... Non si sa, però all'inizio c'è quella cosa che noi siamo sull'elicottero, sono quei tre volti. No, certo. Però in realtà io non lo so. Ok. Quale sia lo scopo di tutto. Ora non siamo messi male, secondo me, come riposo, anche il mangiare. Beh, tu sei messo male. No, io devo mangiare. Se fosse un pesciolino. Ti ha preso dei pesci, no? No. Zero. A parte che qua di solito, se sono un bravo pescatore, di solito i pesci qua si mettono. Di solito nella vita o nella vita, nella vita. Dove ci sono queste conche d'acqua, vedi? Ma si riescono a pescare con la lancia? No, non ce ne sono. No, mi sa che non è la zona giusta. Proviamo a seguire il fiume, secondo me prima o poi li vediamo. Anche gli uccelli però, sì, anche quelli. Ma volendo di quelli si può fare tipo il nido. Comunque non troviamo più la tipa quella con le gambe. Vabbè, qua abbiamo questi bastardi. No, non c'è. Queste erano occhiette che ogni 30 secondi. Oddio, c'è un altro. Beh, ma sono un botto, cos'è? No, qua c'è uno di quelli cattivi. Guarda quanti ce ne sono. È pieno. Ma li lasci in pace tutte no, le volte. No, ma lui è quello incavolato. Ma se non t'attacca. Ma aveva un atteggiamento losco. Prima o poi lo prenderò. È difficilissimo beccare gli uccellini. Orcala! L'ho preso! Chi è che mi sta ansimando di fianco? No, ho preso lui, non volevo prendere lui. Sono riuscito a pigliarti un uccellino, Frank. Ah, veramente? Sì, però il problema è che è caduto in questo dirupo e non so più dov'è. Aspetta. Vabbè, ma scusa, magari troviamo un coniglio più avanti. Ma t'avevo
Comunque ci suggerisco di andare nei punti indicati nella mappa. Ok, ok. Effettivamente io c'ero andato e quegli altri avevano trovato delle crancose. Allora andiamo, ma scusa, me lo dici poi adesso. Sei tu capo, io sì. No, no. Poi qua c'è un lago enorme, figlio. Io apro, c'ho solo di... Orcala! Cosa stai facendo? Ma che stronzo! Qua c'ho gli 8 ranocchi dietro. Che mi seguono, forse mi vedono come un padre se sono affezionato. Vabbè. Allora, andiamo sui punti sulla mappa. Cazzo, ma c'era uno scoiattolo. Non lo trovo più. Ho trovato i funghi. C'hai davanti il lago di Garda. Mamma infatti mia. È figo. L'hai detto di carezza, però. Ovviamente. C'è il gigante. Oh, dello scoiattolo. Piglialo, piglialo. Ma c'è, è pieno. Pezzo di merda. No. 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 Prendilo, prendilo. Io intanto guardo se ci sono dei pesci. No. No. Qua è pieno. Oddio, un dino. Ma come un dino? Dove? È scappato. Facciamo così. L'ho preso. Scorte da mangiare e poi ce la muoviamo verso un punto di interesse. Ma è la cosa migliore. Che è questo? Top. Bravo. Se riusciamo a trovare in effetti un cerbiatto che magari ci dà ma più roba. Ma sono difficili. Cioè tipo una lancia non lo uccide. Però guarda qua gli struzzi. Gli aironi. Struzzi. No, gli aironi. Ah, me fa auguri a prendere. Perché? Voglio vederti. Cazzo. Ah, quello in teoria penso lo riesco a prendere. Ma è appena entrato nella roccia. Che tu coglione. Beh, però vezzo, è pieno di trote qua. Ma aiutami. Arrivo. Ma lanciando oppure oddio, no, non sto nuotando. No, secondo me lì io li trafiggevo, però li facevo nei fiumi. Cazzo di fiumi. Qua è pieno, però. Aspetta. Questo. No. No, no, la mia lancia. Mi lancia. Ok. Si può recuperare. L'importante è che si possa recuperare. Aspetta, mettiamocela. Però intanto trovi anche i funghi che magari. Ti pesca. Vabbè. Aiutami a pescare. Facciamoci del pesce. Così almeno però guarda che va, poi va male. Quindi. Ah, dopo un po' va male. Sì, se no dovresti essiccare. Che due coglioni. Vabbè, realismo qua. Ci arriva quel germano là? Nuova ricetta disponibile. Ma che cazzo. Troppo lontano. Secondo te lo becco? Sì, sì. O perdo una lancia? Ma perdi una lancia, però. Dai. No. Forse con i funghi ho sbloccato. Ma devo farmi più intelligente, aspetta. Quello là. Allora, shiitake. No, non lo volevo mangiare. Cosa stai facendo? Ho mangiato un fungo shiitake. Brodo. Però crudo. A me serve però del cibo. Mi devi aiutare. Non mi stai aiutando. Posso combinare l'achillea per fare il mix salutare. Però non ho l'altro. Se no c'è la cicoria che posso combinare con un altro fiore per fare un mix energetico. Però non so qual è. Ma porca. No, ho perso la lancia. Non ci credo. Pollo. Vabbè, palla ci metti. Ah no, no, che ce l'ho. Oh, bacche blu. Semi di pianta di mirtilli. No. Uno scoiattolo. Pezzo di merda. È difficilissimo. Oh, l'ho ucciso. Ce l'hai fatta te? Adesso li cuocio. Oh, si grande. Si è abbonato Lorenzo C23. Grazie mille Lorenzo, grazie. E la madonna come non... No, non dalla testa. Ma dai, ma cuocino. Oh, merda, però. Un dino, un dino, no, un dino. Perdi la lancia. No, aspetta. Sì. Porca troia. L'ha completamente sorpassato. Finito. Ma porca. Cazzo, prendilo, Frank, dov'è? È da te, dalle tue parti, secondo me, è venuto. Oddio, da te. Ma non c'è nessuno, adesso mi metto a cuocere. Ah, però guarda che comunque il sashimi ti dà un bot. No, secondo me se lo cuocevi ti dà di più. Però guarda, mi ha dato praticamente metà. Sta ritornando buio, comunque, stiamo attenti. Oddio, guarda che ore sono. Sono le... Sbagliato. Sono... No. Che non mi fa interagire? Come faccio a... No, il GPS. È quale che tasto è? So. Guarda nei comandi. Oh, provali tutti, non ne avrei. Ok, cosa. Ce l'ho. 12.42. Ma minchia, sta venendo buio. No, vabbè, ok, sbagliato. Ah, merda, ho detto chi è questo. Ma gli diamo un compito. Io gli avevo detto di prendere i pesci. Ma come fa a prenderli a mani nude? No, no, non credo sia quello. Perché gli alberi, lo ha che lui all'accetta. Boh, nel dubbio adesso qua ce l'ho. No, non volevo dargli un oggetto. Aspetta. Facciamogli fare. Recupera rocce, tronchi, pesci, bastoni. Pesci, okay, gli hai dato. Pesci e... Dai a me. Mangia. Scusa un attimo, io gli faccio vedere il comando, no? A Kevin. Vediamo cosa fa.
Vedi, non ha le speranze. No, no, adesso va. Vedi. Oddio. Ah, che cazzo fa? Piscia nel lago. Sai che forse vuole una lancia veramente. Secondo me. Prova a dargli una lancia. Proviamo a dargli. Dagli la tua lancia. Dagli la tua. Dagli la tua. Farne un'altra dopo. Allora, aspetta. Prendi oggetto. E per dargli la mia, come minchia faccio? Non gliela posso mica dare. Aspetta, ma c'è lo zaino? Questo è lo zaino. Ah, no, è la giacca. Però sono la giacca. Ah, forse non si può. Ma lo posso vestire? Boh, vabbè, ma è già vestito. Ma cosa ci sto dando? Non capisco. Quante giacche ho? Forse non si può. Ah, lui me la ridà indietro, forse. Non lo so, ma chi... Ma è l'animazione che è fatta male. Ok. Cazzo, oh, magari c'è una tattica pazzesca che si tuffa a un certo punto. Non ho idea. Buggato. No, dai. Cosa stai cercando? Non riesco a... Mi fa prendere il coniglio. Sì, scusa, lo scoiatto. È buggato. Sei riuscito a prenderlo? No. Oh, basta, scoiato. Se ti rinuncio. Comunque, tipo, anche i nemici, anche la carne, se si piglia contemporaneamente, ti dà la da entrambi. Ah sì? Ok. È un bug che ha, secondo me. Ce l'ho fatta. È la madonna, è uno scoiattolo. L'ha scoiattato come fosse un orso. Ok, io sono a posto. Comunque. Io, ma cioè... in realtà, guarda, anch'io, non ho capito quella barra della forza che cosa mi sta dicendo. È stanchezza. Dovrei riposare? Sì, però, cioè... Scusa, la luna cos'è allora? Secondo me, sì, quella è più stanchezza, secondo me, in generale. Okay. L'altra, secondo me, è più stanchezza fisica, tipo se hai fatto molta attività, poi ti aumenta la barra. Comunque dicono che Kevin sta aspettando l'autobus, in effetti è un po'... Non ho capito cosa sta facendo. Ma era degli scatti, poi... Vieni, Kevin, let's go, andiamo. Allora, andiamo a vedere il... Prendi oggetto. Io andrei a vedere... Dobbiamo arrivare. Allora, qua di fianco abbiamo una grotta. I punti I, tipo informazione, cosa sono? Sono quei punti che dicevi? Sì. Ok. E perché lì sul GPS abbiamo una roba che sta... Perché ci sono dei GPS attivi. E quando tu arrivi lì trovi delle cose. Andiamo dal punto del GPS. E poi in realtà lo puoi anche prendere e metterlo da un'altra parte. Cioè lo usi come... Allora andrei a recuperare là quel GPS là. Se ti fidi di me. Tu seguimi. Io faccio strada. Prevedo una tragedia. Ma si trova di solito della roba pesante? No, beh, se erano robe carine. Oh, da però appunto, magari... i sentieri reali. Bella questa parte del bosco. Oh, devo dire che però il bosco è fatto molto bene, è bello. Mi piace. Un bosco. E il rap. Un bosco. Fate fare qualcosa a Kevin. Vabbè, ma Kevin ora segue, poi capiamo. Vediamo un attimino. Perso tonno. In che senso hai perso tonno? No, sono più avanti. Segui il sentiero. Sei un tipico che in montagna resta indietro. Sì, sì, un po'. Okay, presso dalla regia. Urcala! Cos'è quella nebbiolina lì, Kelvin comunque non ci sta seguendo, però. Kelvin non ci sta seguendo. Dice che hanno appizzato qualcosa. Qua dobbiamo curvare. Guardate che non incominciamo a sentire versi. Su quello lo spero con tutto me stesso. Là si apre un pochettino più avanti. È come doveva essere il primo The Forest, comunque, questo. Questo è The Forest. Sì, esatto. Però... è questo qua. Forse questa è una pianta grassa che... Una macchina. No, non mangiare tutto quello che prendi! Come una macchina? Che cazzo? Un golf car? Sì. Ma dove sei, scusa? Che ho perso. Ah, lì. Ah, non c'è dentro niente. Segui i punti di informazioni, troverai delle cose mirabolanti. Aspetta, no, perché no, guarda che c'è l'ingresso alla grotta. Dove? Oh. Ma dove sei, scusa? Sei lì. Entriamo? Vuoi? Ma siamo preparati, secondo te? Boh, massimo moriamo. No, non vorrei morire. È un problema. Scappiamo se vediamo. Ok, nel caso torniamo indietro. Sì. Aspetta, equipaggiamoci. Ma magari poi non c'è niente dentro. Magari è il culo della grotta. Ok. Vado? Però l'altro giorno siamo finiti in una grotta in cui siamo rimasti tipo per un'ora che non trovavamo l'uscita. Cioè non riuscivate più a uscire? Cioè era una roba sterminata. Si entra. È pieno di mostri di solito, dice Digiguli. Ci sono i bunker. Ok. Ma anche Kevin entra nella grotta o ci aspetta fuori il bastardo? Kevin non ci ha proprio seguito. Ah, perfetto. Cazzo, io ho sete. Vabbè. Pesissimo. A-Rap. Ma sono mega anguste. Cioè, poi sono piccolissime.
E la ma... La tana del nerd, c'è qualcuno a un computer. Perché? Ah beh, se guarda là in fondo. Cos'è che accendo? Ah, sì, qua ci sono già stato. Ok. Ah, qua è che... Nelson? Vabbè. Nick? No, lì c'è la stampante 3D. Ah, io ho le cartucce per la stampante 3D. Stai calmo. Ce le ho. Cosa possiamo stampare? Ma che figo. È un botto di cose. La scegli dal computer e poi te la stampa. Era la Zhang, quella che c'ha quella che la c'ha, pistolazza esatto. All'inizio. Proprio lei. E qua... Ah, fatevi una borraccia. Allora, aspetta, fammi vedere. Metti il... Universi paralleli e il viaggio... Ah, ho aggiunto la resin. Fiaschetta. Oh, adesso mi faccio una fiaschetta. Oh. Ok, il viaggio attraverso essi. Ecco, io fisserò per sempre il libro di Tim LeBlanc. Cosa cazzo ci devo fare? Ok, ah, togli. Perché non stavo capendo. Pensavo fosse tipo un film a... Urcala, guarda qua. È vero, si può anche stampare la pistola. E possiamo anche dormire, fra. Aspetta, salva prima te. Salva. Ah, grazie. Però non serve dormire adesso. Dici no? Neanche salvare? No, salvare sì. Okay. Cazzo, le 2:40. Ah, tu ti sei anche stampato. Me lo stampo anch'io. Sì. Sarà utile. Ah, beh, devo metterci la cartuccia? Ma no, è perché è tipo del liquido. Vedi che c'è scritto 930. Ah, okay. Ma che figo. Bellissimo. Tim LeBlanc. Ma non si può girare. Ma possiamo stampare solo la stampante? C'è tipo una Magnum? Sì, l'ho visto sì, anche. Sono un botto di cose da stampare. Ah, beh, vai, prendiamo un botto di roba. C'è anche l'armatura. Cioè, basta che no, qua la... Fai la pistola, R1. Ah, ok. Maschera. No, ma è una stronzata. Fammi fare la maschera. Dai, abbiamo un botto di liquido, scusa. Come faccio a stampare? No. Ok. Ma è una maschera che serve a? Magari... Niente, estetica. No, non è vero. Magari ti aiuta nei confronti di indigeni che ti vedono con la maschera. Oddio, quello può essere. Non ci avevo pensato. Ricordo che tu prima hai acceso la radio che ha fatto sì che attirasse tutti gli zombie. Beh. Che figa! Bellissima! Prendere subito. Vediamo che altre robe. Rampini. Minchia, mi hai fatto benissimo. Vero? Che figo, merda! Ma che roba assurda! Ma perché me l'ha equipaggiata così? Facciamolo vedere. Ehi, Frank. Ehi, Frank. Non ho parole. Sono io, non sono io. Ditemi voi. Ma perché? Scusa. Cosa serve? Io che cazzo. Merda, la devo provare con gli indigeni. Vuoi spegnere questo fuoco, cazzo? No. Come lo spengo? Che casino. Tessuto tecnico. No. Frecce, no. Fiaschetta, maschera. Rampini rifaccio. Tu colpi... Servono? In realtà, boh. Non facciamoli per adesso. Non c'è la pistola. Ok. La pistola no, non c'è. Scusa. No, non c'è. Ma perché secondo me per ogni computer trovi dei progetti diversi. Però c'è... Slitta! Essere. No, slitta non l'avevo visto. Ma cagata. Beh, fa ma portare i materiali. Ma porca la puttana. Togliti dal computer. No, ma è una merda. Togliti dal computer! Che merda la slitta. Fammi fare la slitta. Comunque c'è un'altra stampa. Ma poi, scusa qua. Un attimo, slitta come fa a stamparla qua? Che è così piccolino. Vabbè, è un gioco, dai. No, però tutte le volte ha fatto vedere l'animazione. Quindi sono ma magari è piccolo. Magari è piccola. Ma come è piccola? Magari si tiene in mano. No, però consuma 1000, ci rifottiamo tutto. Vai. Fa vedere, scusa. Guarda che non gli basta comunque, bisogna dargli la Gyunt. Vai, dagli la Gyunt. Che cazzo. A me era che sta uscendo proprio una slitta che non ci sta dentro. Siamo più una tazza del butter, non so. So che cazzo servirà, prendiamola. Ma che figo, possiamo andare in slittino. Ma è che non capisco come applicare questa cosa ad uso. Me ne ha stampata solo metà però. No, sarà tutta. È tutta. Ah no, è tutta. Ok. Scusa, guardami un attimo. Ho in mano uno slittino. Ah, ma non è che è uno scudo. Ma non è uno scudo. Aspetta, facciamo vedere. Questa se la sono un po' studiati male. Non capisco. E non... Ma scusa, non lo puoi appoggiare. Voglio andare a fare. Dammi lo skipass. Ti giuro, non capisco. Non capisco neanch'io. Ma forse ma sono un botto di frecce. Comunque hai sete, ok. Ma magari puoi farci qualcosa. Comunque c'è un'altra stanza qua. C'è un'altra stanza, interessante, andiamo a vedere. Ce ne siamo arrivati da... Ah, Vez, ma qua è pieno di roba, ma piglia tutto. Ah, microscopio. Ehi, Vez. Rocchetti.
Altra roba per stampante. Ma era, questo ci servirebbe a Space Valley, un abitatore. Ah. Questo ci servirebbe. Quindi non salviamo, io non salvo. Oddio, dopo se vuoi. Okay. Ah, qua dentro cosa c'è? Batterie? Batterie. Vabbè, non hai guardato niente. Corda per teleferica collezionata. Il loot, ognuno vede il suo. Ah, quando mi pensavi di dirmelo, perfetto. Let's go. Dov'è che sei? Sono, ho seguito la luce. Cala. Ma che figo. E cosa c'è lì? Della roba, avvitatore. Ah. Ma cosa sono questi centri qua? Erano tipo dei laboratori stile Lost? Non lo so. Penso sì, l'idea. Oh! Cos'è sta gelatina? Avevi visto sto blob qua sopra? No, non l'avevo visto. Bello. Cazzo, siamo in un ristorante giapponese. Effettivamente. Ma scusa, hai già guardato dove porta quel... Lì non si può passare. Una Louis Vuitton. Vedi qua? Ok. Ti fa... Cosa ti dice? Ti chiede una tessera. E non, che no. Tu non hai. No. Com'è se invece con me si sblocca? Prova. No. Che palla. Ok, quindi ci serve una tessera. Beh, però ci dovremmo segnare questo posto sulla mappa... In modo tale... Beh, c'era il segnalino verde. Ah, basta quello, tu dici? Come altro fai, se no. Ok. Cioè, non puoi metterti le scritte. Molto bello questo posto, mi ha... figo perché c'è la stampante. Come fai a metterlo nello zaino, nello slittino, non lo so neanche. Peccato, abbiamo sprecato tutto per quello slittino. Ma non abbiamo sprecato, serviva. Io uscirei da qua, tanto non fare mille robe. Però molto figo, questa cosa mi ha... Mi ha fatto venire della gran curiosità. Comunque io sono pieno di roba, guarda qua che roba. Ah, quello sì. E c'ho pure questo che è tanta roebas. L'arco. L'arco me l'equipaggio da solo le frecce? Non lo so, non l'ho mai avuto. No, cazzo. Ah no, devo equipaggiarle. Quindi per equipaggiarle, scusate un attimo, dove ce le ho? Ah, io ho pure i rampini. Ti serve la cosa per la teleferica, sì. Ah. Perché dopo la usi per andare dentro le grotte. Frateschi. Così non si sa mai. Le frecce dove le metterà, scusa? Le metterà qua giù? Qualche... Ah, no. Dove cazzo le mette le frecce? Ti giuro che ce l'aveva slitta stampata. Sì, vabbè, per aprire le questo... frecce pensiamo tutto a destra. Ma non puoi mettere una luce che si veda di più. E come faccio? No, la luce della... tipo bianco. Per dire. No, merda. Cazzo, sì. Un altro mondo. Fai tutto a destra. Secondo me ci sono da qualche... Cioè, sicuro che l'avevo presa, eh? Ah, forse non è che sono nello zaino? Oh, no. Ma forse l'hai già equipaggiata? Ah, no, qua sopra. Guarda. Ah, la cosa, ok. Ok, e per... Secondo me non può essere che siano già equipaggiate. Ok, però strano. Cioè, non te l'hai fatto tirare? No, perché vedi, io... no. Come cazzo l'equipaggio? Forse... Forse con lo zaino. Ah, no. Aspetta, vai nell'inventario. No, nell'inventario. Ok, e? Scusa, se tu clicchi sulla freccia non succede niente. Se metti clicchi sull'arco. Equipaggio. Prova. Forse l'arco di fortuna non può con queste frecce qua. Ah, oddio, può essere. Forse devi farti... Ah, vedi, le freccine le puoi craftare con i bastoni e le pietre. Tu coglione. Quindi bastoni in pietre craft. Sì, però queste cose le potevano fare un attimino più... Vabbè, dici, potevano spiegarti. Sì, te le potevano anche spiegare. Andiamo a vedere qua, Frank, mi sono rotto le palle. Ok. Però è stato interessante, quindi seguire assolutamente i punti sul GPS, esatto. Che ci portano... Che è quello, secondo me, che mancava nell'uno. Mi sì, pareva che andare un pochettino più a caso. Sì, è vero. Molto interessante. Come si fa da qua? Vediamo dove arriveremo. Allora, io adesso direi di puntare col nostro Kevin. Non so. Ah, no, Kevin! È lì fuori. Dove lo vedi? La mappa. C'è la K di Kevin. Ah, hai ragione, dietro di noi. Hai ragione. Ma forse era dentro. Allora, aspetta. Vediamo dove dobbiamo andare. Devo sempre ricordarmi. Ok, potremmo andare. Allora, abbiamo diverse I. Tipo, abbiamo una I puntata di là, cioè che poi non è un punto esclamativo. Io forse andrei verso quello là, che dici? Sì. Non vorrei che però fosse... Devo bere però. Fosse da dove siamo venuti. Consiglio di bere. Però come faccio? Non posso bere dal fiume? Sì. Devi inquadrarlo nel modo giusto. Si può pretendere. Ma. No. Devi guardarlo... Lo sto guardando. Sì, ma questo gioco è fatto. Guardalo. Però porca la puttana. Penso che è appena uscito aggiornamento. Cioè, come faccio a bere? Non puoi bere. Dipende come lo guardi. Ma cosa vuol dire dipende come lo guardi? Oh, no, ho fatto io.
Ma come lo devo guardare? Non storto. Ma sono... Ah, riempite la borraccia, giusto. Grazie. Vabbè, però te ci avrei giocato 11 ore, ma ci hai giocato di merda. 3 marzo, adesso non che posso giocare a ricordarmi tutto. Continuo a sbagliare tutto, aspetta. Allora, vai nel fiume, poi inizia a ruotarti leggermente intorno, a un certo punto secondo me riesci. Equipaggio, ok, quindi... Ah, ok, bravo. Bravo, bravo, vero. Vabbè, mi raccomando, riempi. Di solito a casa mia prima si fa bollire quest'acqua, però va bene. Beh, un fiume. E per bere? Dalla borraccia. Ah. A pigi. Ah, ok, buono. Potevi bere dal fiume così avevi la borraccia piena. Però... Tanta ruebas, tanta ruebas. Allora. Grazie, chat. Vediamo di equipaggiare la roba giusta. Ma io che mi metto le 17... Ma nella vita vera? Oppure... No, 17.39, ok. Okay. Beh. Beh, più o meno. Ma tu non sai giocare, però. Valentina, faccio un po' fatica con i comandi, però ce la farò. Attorno, comunque nella vita vera sono le 5:15. 5:15! C'è il tempo corto. Allora, io direi di andare verso il punto esclamativo. Il problema è che non si vede veramente nulla di sera. O almeno nel mio schermo. Ma perché non abbiamo la torcia? Ok. No, 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 non mi cambiare delle impostazioni che poi succede il bordul. Ma magari perché hai la luce sparata lì sopra? Sì, sì, sicuramente quello. Sembra di giocare durante una giornata di estate. Oh! Sì, ma non mi si vede più a noi. No, boh, invece si vede bene. No, vabbè, tieni così. Oh, merda, vedo qualcosa. Ci si vede male a noi nella camerina. Che scendo, apro la tenda. Merda, è tutt'altra cosa. Come dice il buon vecchio Cesi, ci deve essere sempre qualcuno che ti tiene la tenda. Ah. Senza di noi sono persi, sì, è difficoltoso senza qualcuno che ti dà una mano. Ma adesso... Fuori quanti gradi ci sono? Merda. Cioè, sono andato alla finestra e bollente. Sì, oggi c'è una giornata che... Non capisco. Non hai sentito i versi. Cosa è successo? Ho sentito dei versi. Però adesso li affrontiamo da veri uomini. Ma porca. No problem, vai. Pigliati la lancia. Allora, io guiderei verso di qua. Andiamo verso di qua. Ho paura di star facendo un giro in tondo, però... Perché prima noi stavamo scendendo. Come Frodo e Sam. Sì, esatto. Prima stavamo Speriamo scendendo. Speriamo di trovare Gollum. Speriamo. Ma prima ne avevo trovati 8 di Gollum. È vero, sembrano un po'... Porca troia! Sì, però... Cos'è? Una trappola? Oddio. No, non so. È che c'è qualcosa davanti a me, ma no, non lo so. Dormiamo, basta. No, no. No, torni indietro e dormiamo. Ok, ok. Costruisci però tu il rifugio. Ok. Bello che non vedo... Vieni qua nella radura, così li vediamo arrivare. Mi fa ridere che io non vedo assolutamente nulla. Vedo allora. Solo la F di Frank. E allora, questo. Così. Così. Orcato! Aiuto! Oddio, Frank è qua! C'è? È Frank, è qua! Aiuto! È qua di fianco a noi. Bastardo! Bravo! Bravo! C'era un altro? No. No. Era peso. Io ti guardo le spalle, tu continua a costruire la roba. Che miseria. Telo. Che stronzi. Ma poi mi ha tolto un botto di vita. Ah, devo mettere prima questo. E poi... Dov'è l'altro bacchetto? Si scopre che dall'inizio di The Forest 1 era gente che cercava soltanto tipo di chiedere un'indicazione. Esatto. Oh, 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 oh. Ah, ma era Kevin con la sua torcia blu. Ma era un pazzo questo. Ho visto questo qua che scendeva ai 1000 con questa torcia blu. Ah, ma tanto la torcia blu scoperta è il GPS. Ah, cioè, okay. Tu c'è scritto Kelvin in giro perché c'è quello. Okay. Infatti, noi avevamo tipo messo la tipa con tre gambe. Sì. Ne avevamo attaccato il GPS. Quindi sapevamo. Ma che figo, bellissimo. E boh, puoi dormire. Salviamo prima, magari. Anzi, salvo prima io. Vai, adesso salva tu. E non trovo il rifugio, ok. Adesso facciamo. Top. Dormiamo. E poi dormiamo. Vai. Let's go. Fatica sto ciò. Vorrei avere la calma di Frank, ma in realtà reagisco come tu. Mai sti giochi che cago in mano, non li giocherai mai da solo. Ma che ore sono? No, alle 18.39. Vedi? Ah, ridormiamo. Ridormi. Ma com'è possibile? Ridormo? Ridormo. Oh, top, okay. 7 e mezzo. Secondo me devi aspettare tipo le 18 per dormire. Ho visto un radocchio andando là, che pretendo. Si imbucava. Kevin è qua, bravo Kevin che non ha dormito tutta notte, tanta ruebas. Penso che abbia ancora il compito di pescare, poverino. Dobbiamo andare di qua, giusto? Sì, dobbiamo andare di qua. Aspetta che smonto. E speriamo di trovare qualcosa di interessante. Ripiglia tutto. Cazzo, devo mangiare. Io devo, ma anche io devo mangiare. Non mangiamo, non abbiamo niente. Forse. Sta roba deve mangiare, che due coglioni. Allora, io ho niente. Neanch'io. Ho dei mirtilli.
Semi di mirtillo. Che più che altro le bacche che trovo nel bosco sono sicuro avvelenate, vero? No, no, sono quelle blu che sono buone, però non ti danno un cavolo di vita. Tipo qua. No, non c'è niente. Ci vorrebbe un pescetto. Un pescetto ci starebbe. Un coniglietto, una lepre, non c'è nulla. Ma poi perché mi deve... Tipo queste, vedi queste? Le mangio? No, non sono bacche. Quelle, vai. Tu provale tutte, perché sennò ti rimane il punto interrogativo. Ok. No, Kelvin sta scappando. Merda. Sì, ma poco. Sì, pochissimo. Ah, Kelvin. Fai qualcosa. Allora, recupera dei... è solo pesci può prendere, dai a me. Ma potrebbe anche cacciare altro pian piano. No, non lo so. Mi viene il dubbio che davvero gli devo dare un'arma, ma non so come fare. Ok. Allora, Kelvin è vero, non dorme. No, Kelvin va avanti senza problemi. Porca troia, dai, però. Arrivo. Che cazzo di ansia. C'è un omino. Cosa, Vez? Aspetta. Sì. Ah no, è un dino, merda. Non prendi male. No, ce la famo. Ci serve. Io non ho stamina. Questo è fondamentale per il... Non so quanto... Però dà la pelle il dino, cosa sono sicuro. Comunque si possono... Cioè, se noi Mira di merda. Ma chinati. Ho capito. E corri. Ma lì piano, chinato. Dov'è? Lo vedi? Non so, io vedo un Gollum. No, non un Gollum, devi cacciare il dino. E non lo trovo. Porca... No, ma perché sono molestissime? Ma che stronzi. Non dovevamo uccidere. Fa Gianni Pinotto che se la ridono. Ma mangiando i funghi, ma... che paura. Mi ha ucciso. No, t'ha ucciso. Sì. Che cazzo. Ma che stronzi. Merda. No, dicevo che se no uno volendo si fa la casa e mette le trappole. Ah, ok. Comunque sono dei gran bastardi. Tendo che ti sta seguendo. Aspetta che te lo vengo a prendere. Dov'è? Vattene via. Ma non è che poi si incazzano. Guarda che qua c'è il fiume. Magari trovo qualcosa di più carino. No, mi uccide di nuovo, Ho pochissima vita. Scappo da te. Scappo. E poi prendi le pillole. Non ce le ho le pillole. Allora, qua, secondo me, potrebbe essere... Ma guarda anche tutti sti uccelli, se li riesci a intercettare. Prima a me il pesce mi aveva dato tantissimo, se riesco a trovare la carpa. Però non può essere una sofferenza che sei sempre lì, che ogni 30 secondi hai fatto. No, ma è solo perché non stiamo girando bene, altrimenti... Ma scusa, andiamo in un'altra grotta, va? C'è la grotta lì su. Nella grotta vuoi andare? No, andiamo al punto viola, allora. Andiamo al punto viola. Attento che lì c'è un rospoli di fianco che sta attraversando. Lasciamo perdere il mangiare. Oddio, che paura. Aiuto. Porca la puttana. Vai, va bene, lascialo andare. No. Troppo. Andiamo di qua. Bastoncini, pigliati. Mi sa un po' di qua. Le ragnatele. Anche poi io in realtà la borraccia, è vero. Quindi in realtà quella la posso... Ce l'ho già qua. Non ce l'ho naturalmente qua. Degli alberetti rossi. Guarda, spagna che bevo. Ok, top. Quello che entra poi deve uscire. Potevano farlo realistico che ti usciva. Cioè, devi andare a fare. Oddio. Cos'è beccato? Ah, no, una pianta. Okay. Cos'era? Che due coglioni, perché ne devo sempre avere appena 2 secondi che ti allontani? Ho dietro qualcuno che mi rompe il cazzo. Ok. Trovato il GPS. Sento bippare. No, vabbè, non riesco a vivere però così. Cioè, una cosa. Che cazzo di. No, mi sa che era su. Ma perché sembra che stia per esplodere qualcosa? Il GPS. Ok. Sì, mi sa che è su, Sì. Ok. Allora direi di andare su. Sì. Per andare su, però. Il problema delle urle è che il gioco è buggato e non capisci da che lato arrivano. Da che lato arrivano, è vero. Se non hanno proprio pensato a me, mi sembrano sempre dietro. Sì, ma mi viene un'ansia totale. Ma c'è della roba peggiore di quella che abbiamo visto. Ma sono delle robe, madonna. Ma degli animali che proprio ti spaventano. Ma ce n'era uno che era tipo... Cioè, fai conto come se un umano l'avessero allungato un botto nel corpo. Ok. E però si muoveva solo, tipo, appoggiava i piedi, poi le zampe, poi faceva una capriola. C'era una roba stranissima. Ok. Veramente inquietante. Dove dobbiamo andare? Secondo me è qua.
Ma stai usando il GPS o stai andando a caldo? Ah, sì, sto guardando la mappa. Okay. Ah, ok, la mappina è lì sopra, è vero, c'è ragione, c'è ragione. Sì, ma quelle bacche non danno una sega di niente. No, sono comode forse da combinare. Oh, le barrette nel... No, no, fette, bastardo. Subito. No, ma è il... Mangia. Aspetta. Non che diano tanto neanche queste. Come fa ad aprirle? Tipo cartucce. Ho fatto delle animazioni che se le sono proprio inventate. Ma se bevo l'alcolico diventi mi ubriaco. No, non lo so, provo. No, con le... Forse non te lo fa bene. Ah, ma qua c'è una bottiglia di champagne. Sì, non te la fa bene. Guarda. Faccio una molotov. Ok, bravo, bravo, ci sta. Però era un po' un punto dello schifo. Cioè, in realtà, dove ci ha portato. Però questa corda portava giù. Non è che giù c'era una grotta che non abbiamo visto. Dove eravamo prima. Vedo anche un tizio che sta per salire. Vabbè, quel ranocchio lì. Vabbè, andiamo via. Grotta. Grotta. Ma te sei sicuro di andare nelle grotte? Cioè, potrebbe aver senso. Non so, trova un botto di roba. Ok, ok, se si trova un botto di roba. No, se vai finiamo di girare i cose. No, no, a me va bene. Cioè, tanto adesso siamo messi bene come fa. Ah, là c'è un altro GPS. Aspetta, andiamo di qua. Fa ridere, mi ero fermato un attimo. Ti ho visto partire a 1000. Allora. Lo intercetta! Comunque non ho trovato sto beep da dove arriva, vabbè. Comunque l'animazione degli uccelli che volano è orrenda, sì. Sembrano tipo dei droni quando ti passano di fianco. Ah, dovete tagliare la corda e far cadere il cadavere. Grazie, Magalli. Ma come fanno a saperlo, scusa? Vabbè, ma effettivamente questa cosa l'ho già fatta, ma mi sa che l'aveva fatta mio fratello e quindi non sapevo. No, naturalmente non stavi ascoltando. Oh, ok, fatto cadere. E, ok, quindi il cadavere avrà un po' di roba. Sì. Ok, come fa a scendere? Eh no, devo ancora scendere. Secondo te se mi butto da qua? Poi soprattutto con la vita che ho. Non so se è un buon video. Ok. Ok, devo fare. Per arrivarci prima. Lo smarca, veloce! Taglia il traguardo. Primo. Localizzatore GPS. Oh, così adesso ho smesso di bippare. Ah, un botto di roba. Oh, la torcia, finalmente. Ah, glielo prendo il GPS, questo? Sì, così smetto di bippare. Però conta che ha le batterie. Cioè, vedi di fianco. Però le ho anche raccolte le batterie. No, però attento perché poi finisci. Tipo, quindi per le grotte è fondamentale. Lo togliamo, tanta ruebas. Kevin è qua. Ok, andiamo all'altro GPS. Peccato che Kevin non si possa usare come scudo, perché sarebbe stato perfetto. Infatti non è un bravo combattente. Lo mandi avanti. Senza offesa. Meno alle mani. Kevin, però. Quindi andiamo a una grotta? Il problema è che non si trovano medicine. Cioè, se ne trovano pochissime. Ma perché? Ma stiamo lottando poco. Vabbè, siamo appena all'inizio. Andiamo di qua al punto verde. Bello. Oddio, qua c'è un altro tizio. È un bimbo? No, è un signore. Oh, guarda che laghetto, è la valle incantata. Cos'era? Ah, una signora. Attento, attento. Aspetta che mi riprendo la mia lancia. Ok, top. No, ho preso lei. No, avevo la mia lancia. Te la butto nel fiume. Vabbè. Ah, bacchette. Ah, guarda che viene trascinato via dalla corrente il corpo. Ma che figo, ho fatto bene questo ballo. Ma guarda anche questa valle come ci si apre. No, è tanta roebas. Accampamento. Proviamo a seguire. Ah, oh cazzo. Infatti c'è il bomber lì con arriva. Guarda che attento fuori. Perché quando iniziamo a trovare quelli pesi sono tipo degli omoni enormi. Enormi? Delle robe. Loro secondo... cosa fa? Sopra l'albero? Dobbiamo trovare una pistola. No, si è messo sopra l'albero. Sì. Cosa stai dicendo? Vado, Minchia, no, aspetta, attento dietro, aspetta, attento dietro. Copriamoci le spalle. No, quanti sono? Un botto, non abbiamo armi decenti. Ma se ne prendiamo uno per uno? No, almeno dobbiamo fare la roncola. Lì il mattafusto. Sì, vabbè, ma se tu gli pianti lascia e poi... Però, guarda che... Vai, ok. No, allora, aspetta, fammi fare lo smazzatore. Secondo me è preso in due. Allora, se tu prendi teschio... Aiutami. Sto craftando. Come faccio a recuperare? Mazza, e poi prendo la corda. Ok, devi fare teschio, corda e coso. Chiaro. Oh mio Dio, è pieno. Attento qua. Portali lo scoperto. Merda, mi ha ucciso. Mi ha buttato giù. Ce la faccio. Attento che sono due. Ti tiro su. Ti ho tirato su. Ok. Te lo sto buggando. Aia. Dacci dentro. Vai, l'ho tirato per terra. Vai, grande. Allora, ce l'hai uno dietro. Guarda che recupero questa. Ok. Attento. Ma che palla, ma perché mirano tutti a me?
Tento, tento, tento. Ok. Sembrava che ce ne fosse una. Infatti, quanto è buggato l'auto. Allora, fatti. Ma comunque, te nelle situazioni in cui devi uccidere, sei senza pietà. Beh, scusa, cos'è una roba. Allora, devi fare teschio e bastone e corda. Hai detto. Allora, hai detto cosa devo fare? Teschio, bastone. Allora, bastoncino e di questi? Corda. Quindi combina questo: teschio e corda. Sbagliato. Sì. Ok, combina. Ah, metti la maschera, tonno, dicono. Ah, ma era vero la maschera. Sembrare un loro simile. Sì, quello ci poteva starci. Dopo, la prossima volta lo usiamo. Questa la equipaggiamo. Ok. Ma tu te li metti anche nello zaino quello veloce? Io sì, ho tutti i numeri. Ah, ok. Gioca pure col pad. Perché io qua in teoria li potrei. Tanto controllo se c'è qualcuno. Beh, se ci arriva qualcuno da dietro, io mi cago addosso. Ma non morì in live. Io me li potrei mettere qua. Ma come me li metto qua? Me li metto qua da questo qua. Sì, da lì prendi lo zaino e l'oggetto. Quindi prendo. Aggiungi oggetti. Allora, rimuovi questo. Questo non serve a nulla. Questo lo rimuoviamo. Ci mettiamo questo. Ci mettiamo. Questo qua no. La torcia. No, vabbè, dobbiamo rimuovere qualcos'altro. Allora, togliamo questo. Ah no, la torcia non la posso mettere. Perché non posso mettere la torcia? Perché ho già l'accetta forse. Rimuovere la torcia, se l'hai già. Ah, ok. Cioè, ogni volta che prendi la luce. Okay. Adesso inizia a farmi l'armatura. L'archetto non mi serve a nulla perché non c'ho ancora niente. La borraccia. Però questa roba di costruirti lo zaino mi piace un sacco. Sì, bella. Sì. No, più che altro è un buon espediente per il chiuso al pad, secondo me. Perché. Venghino, venghino, signori. Abbiamo dei teschi di prima qualità e abbiamo delle bocce di vodka. Ti puoi fare l'armatura comunque. Come fai a farmi l'armatura? Dove l'hai letta l'armatura? Armatura di foglie. Usi le ossa. Hanno dosso anche. No, quattro dosso. Foglie mi sembra imbarazzante. Corda. Allora, quindi tape. Corda. E. Teschio. Teschio. Cosa serve ancora? Ah, forse un osso di questo. Sono quattro ossa. Ok, top. Ma una corda. Io ho finito le corde. Ma questo è solo un pezzettino? Oppure no, è il singolo pezzo. Ah. Ti ricordi? Era uguale l'altro. Vero. Che ti fa le tacchette bianche. Ah, le tacchettine. E la madonna. Sarà lunga. Prova a guardarmi che volevo capire come sono. Fa vedere. Beh, oh. Cazzo, c'ho. Uno skater. Che merda, dai. No, ma dai, ti sei fatto delle belle protezioni. Sì, le gambe, gli stinchi. E io sono solo il Pip Boy lì. Sì, quello capisci che. Ma non siamo andati ancora lì al loro oddio. Ah, no, è Kelvin. Ah, andiamo. È che volevo avere l'armatura. Quindi in teoria però con questo dovrei menare di brutto. No, ho preso fuoco. Come hai preso fuoco? Aiuto, ho preso fuoco. È vero. Aiuto, sei una scia, vai in un lago, Non c'è. Vai in un lago. Dov'è? Cazzo. Ma che merda. Ok, ho camminato sul fuoco. Ma io questa la posso tenere a due mani? Penso. No. Ah, togliti la luce. No, però se tu tieni premuto. Togliti la luce. Se tu tieni premuto. Dai, il colpo quello. Ok. Il mazzolato. Comunque, ah no, ma non c'è nessuno, sono tutti. Ah, sono incatenati. Non si rompono, vero? Le armi. Non mi pare. Ah, mera, recuperiamo un sacco d'ossa. Ma qua è importantissimo. Che cazzo hanno fatto questo? Orca vacca. Era un gioco. Forse era un gioco di società, era tipo un risico. Questo è ancora vivo, interroghiamolo. Come lo puoi interrogare? Ah. Oddio, che schifo. Vabbè, ma è inguardabile. Fa vedere. Ah, che merda. Mezza ignobile. Orca vacca. Prova a mettermi la non maschera. So se liberarlo. Beh no, non mi sembra un suo amico. Mi fai vedere lo zaino. Non mi sembrate amici. Aspetta che lo libero. Che cosa fa? Aspetta però con la maschera magari. Ma cosa? Dimmi se mi attacca. No, vedi, forse bisognava seguirlo. Vedi, ha paura con la maschera. No, oddio, è andato addosso a Kevin. Ma è andato da. Porca miseria, ha dato una frappa a Kevin fortissima. Che stronzo. Oh, cavolo. Minchia, sai chi mi ricorda quello di Star Wars cattivo dell'ultima serie? Ma questo cos'è? Oddio mio. Oddio, quelli lì sono brutti. Questo è brutto forte, non lo libererei. Guarda. No, Frank, dai, perché? Frank! Aiuto. Ma. Aiuto. Un cretino. Aiuto. Quello lì poi sputa quanto muore. Veramente sputa, dai. Trafiggilo. Bravo. Dato una roncola. No, attento. Ma. Ti odio. Come lo affrontiamo quello non lì? Non lo so, pacche. Ecco, sono giù. No, aiuto. Porca miseria, l'altro. No, ce la facciamo. Aiuto. Dai, Kelvin, però.
Ok, t'ho fatto rinascere. Ho visto. Madonna. Non ha ucciso giù, non l'altro. Giù, non ucciso... giù. Si sono uccise a vicenda. Ah, perché forse. Cioè, o meglio, l'altro è ancora vivo, però. Porca miseria. È in pausa. È vero. Ma con questo ti posso. Ah, mi posso parare, ok. Guarda sì. Che l'ho trafitto. Oh, vai, l'ho trafitto. Sì, ho capito, ma io sono di nuovo giù. Adesso ti. Dai, tirami su. Oh, scagliato. Questo qua si diverte con poco. Cazzo. È la fine. Aspetta, rivoglio il mio che petto. Che palla. Riuscirò a dargli. A noi due, merda. No. Ma dai, ma. Sì, ma fai cagare. Ti tiro su. Ma è possibile che faccia così schifo? Sì, però. Coso malvagissimo. Oddio. Contono che muore si potrebbe fare un giochino alcolico. Veramente. Aia. Ma è fortissimo. E non va giù. Dai che ci riprovo. Dai, gli darò il colpo finale, signori. Dai che mi equipaggio. Dov'è? Aia. Cazzo, mi ha tolto tutta la roba. No. Io. No. Ci siamo finiti. Porca miseria. Sei un cretino. Perché l'hai liberato? L'ha buttata un po' in back. Vabbè, respawniamo. Sì, ma chissà dove siamo. Ah, beh, forse ci hanno ucciso qua. Chissà perché era legato, ma appunto. Però quindi, vedi, ci sono più fazioni. Sì, ci sono più fazioni. Ecco, adesso vero. Siamo legati come loro. Ma porca troia. Ma poi è pieno, fra. Vabbè, ma qua pigli e scappi. Aspetta, individuiamo lo zaino. Dov'è lo zaino, è vero? Non lo vedo. Niente zaino. C'è una corda. Mando il golf car, forse lo uso. Però guarda, penso, chissà cosa stanno facendo. C'hanno... Merda, guarda ma l'omone. Merda, è gigante! E ce n'è uno ancora più grande. Quello che ti dicevo che dove tira va? Nudo. Cosa cazzo? Ma che cavolo. Merda, come un cadoi. Come facciamo? Allora, cioè io anzi, vado, eh. Io qua avrei già tipo disinstallato. Vado anch'io? Oddio, cosa ho visto passare? Oh, c'era un essere strano. Dimmi cosa devo fare. È trovare la roba. Ah, cioè, è dietro di noi. È dietro di noi la roba. La pigli e scappi. Come se non ci fosse un domani. Oddio, oddio. No. Ok, dai, prendilo. Cos'è l'animazione? Ci vuole? No, aia. Scappa. Porco Giuda. Stiamo andando in direzioni diverse. Ah, okay, aspetta, mi ricongiungo. Ok, andiamo di qua. Porca miseria. Ma quel roba era gigante. Cioè, buttarlo giù, come facciamo? Ci serve? Ci vuole la pistola, secondo me. Oh, tutto è bene, so che finisce bene. Un cerbiatto. Due cerbiatti. Ma non li prenderò mai. Sarebbero... C'è anche un omino, però magari... Una manita... mi sa che ci sta anche uno a seguire, vedi. Però. Ah, ma è vero che avevi la maschera? Sì. Aspetta che guardo il GPS. Non so se mettermela, magari funziona. Ah, vieni di qua. Andiamo al coso verde, va. Fanculo il cibo. Non mi ricordo mai, se non oddio, mangio il cibo, cosa succede? Niente. Io non l'ho ancora capito, ammetto. Allora, secondo me forse sei meno prestato. Ah, forse hai molto meno energia. Forse ti stancherai di più. Dai, al volo. Dai che l'hai preso. Ma dai, Frank. No, però l'ho colpito. Ma che non corre. No, sono troppo stanco. Vabbè. Allora, torniamo là. Ah, minchia, ma è lontanissimo. Però c'era Kelvin là. Usate le molotov, giusto? È vero, bravi. Avevo pensato. Magari se non avessi sputtanato due granate giganti. Potrebbe essere. Madonna, io guarda che era due. Oh, bellissimo qua. Ce la farai mai. Non so, forse. Tanto uno non basta. Ah no, perché quello già ferito. Dai. E poi i riflessi di merda. Dai. No. Ma porca. Porca troia. Dov'è? Ho perso anche il bastone. Che due coglioni. Dai, è andato. Ci servivi. Torna qua! Niente. Allora. Aspetta, si è fermato? Aspetta. Oh, oddio, ce l'ho! Com'è possibile? Mi sa che gliene servono un po'. No, non ho neanche preso il mio. Così, a occhi. Ho perso la lancia. Vabbè, rifai. È il meno. Ho un'anatra. Ma dov'è? Ah, forse non è che si è ficcata nel capriolo. Si sarà ficcata nel capriolo. Allora, dei funghi. Non mi ricordo neanche com'è. Stupendo. Ma come si fa la lancia? Non mi ricordo. Con i bastoni e duct tape e coltello. Ok. E se riesco a beccarla una troccolo.
Ah, beh, è pieno di anatre, pigliale tutte. Dai, 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 un altro. Ok. Tanta roba, l'hai fatto troppo. Che brutta animazione. Un po' bruttina. Ti raggiungo, eh. Orca, la guarda lì che ci sono i Gollum su. Quelli, no, orca, mi sembra. L'ho visto all'ultimo, l'ho visto all'ultimo. Che splatter. Che stronzo, non morirò più. Un pesciolino. Ah, c'aveva anche un borsello, quindi tanto. Ah, beh, quello è top. Sì. Cazzo, non ho più guardato, so dei borselli. No, non ho borselli. Dove stavamo andando, Frank, prima di riperderci di nuovo nei meandri della casa? Nel coso... Coso verde. Coso verde... Okay. That's it! Faccio la... Dove cazzo l'hai trovato? Ma vedi! Ah, qua di fianco. Che bomba! Cos'è sta roba? Ah, quelli sono tipo bengala. Ah, bengala. Vabbè. Ah, no, aspetta, però distruggiamo subito la radio. Bravo. Okay. Ormai capito. Vez, ma è pieno. Che ruebas. Tanta ruebas. Questo non gli è finito tanto bene. C'è una forse è l'accetta quella che dicevi? Gigante. Sì, esatto. Un coniglio. Madonna, se salta sto leprotto. Sai che mi tengo questa come merda, arma? Esplode. Posso anche usarla come arma, no? Sì. Ok. Tengo questa. Medicina è pieno, è pieno di roba. La manita io non la proverei, di solito è velenosa nella realtà. Non penso di provarla. Massaggio. Insomma. Ok. No, dai, però, che rompiparle. Ah, un altro di quelli. Sì, vabbè, però. È che è tutto timing, e quindi sbaglio sempre, mi impanico. No, scagliato. Ma non è... ma stai usando la scia nuova? Sì. Carica il colpo che lesi la rama. Morto. Morto, ok. Oddio. Ah, no, ok. Tre volte anch'io uguale. Cioè, queste... okay. Questo, bella botta di culo, trovare sta roba qua. Vuoi salvare? Salva qua nel capannino. Sì. Granata! Wow. Sì, ce l'abbiamo pronta da sprecare. Ah, c'era un corpo. Ok. Oh, finalmente lascio. Salvo anch'io? Sì. Ok. Cazzo, di energy drink, ma c'è tutto. Allora, assaggiamo la manita muschiata. Ok, così. E quindi a questo punto... Ah, la puoi mangiare la manita, come si chiama? La puoi mangiare senza... Credo di sì. Secondo me ti ha dato del... mi sembra un po' strano. Allora, sono le 14:30. Allora, guarda lì, è una giornata in campeggio con tonno, che c'ha pure le lattine qua, le bevande. Io mi curo più che a cure. Anch'io mi curo di brutto. Tanta roba. Poi direi che me la bevo. Bevi però ti dà acqua, giusto? Sì. Sì. Ci vorrebbe del cibo. Però qua c'ho un fegatino, non so perché. È da cuocere. C'ho... Rotten? Cosa vuol dire? Rotten, è marcio. Mi sono dimenticati di tradurre. Finito. Niente, l'ho buttata via. Ma scusa, quei i funghi sono velenosi. Poi gli orologi. E gli orologi servono per fare tipo le bombe. Bombina con... bomba temporizzata alla madonna. Che tu ti chiedi in che contesto si usa in questo gioco. Armatura tecnica. Sì, la potevi craftare prima. Ah, potevamo ti serve farci... quel invece abbiamo deciso, facciamo lo slittino. Che però è sempre qua, ricordiamoci che se nel abbiamo usato un botto poi. Maschera, resina per stampante. Vuoi una bottiglia di Omer? Quanta volte ho? Cioè, fai le molotov così se le hai pronte. Ok, allora, questa cosa serve per la molotov? Straccio rosso. Lo straccetto rosso. Ma non serve a niente, top. Infatti mega utile. Devo fare una per una? Sì. Allora, equipaggio. Riempiamolo. Vai, trova la manifestazione giusta. Dicono lo slittino come canoa, ma secondo me è una stronzata. Però non lo so. Joe, Frank, trova la manifestazione giusta. Andiamo. No. No. Allora. Serve un'altra bottiglia. Ah, you've been sitting for too long. Ah, beh. In effetti, siamo seduti da un pochettino. Sento più la schiena. Io devo dire che sono comodo. Oh, con questi potremmo fare un'incursione in un villaggio con giganti. E lanciargli le molotov. Ah, ne ha un botto, facciamo fuoco e fiamme. Allora, aspetta che me la equipaggio in un tasto. Fuoco e fiamme. Allora, la molotov. Usate lo slittino come canoa, ma Aurora si può usare oppure me la stai inventando? Stai sparando. Dopo questa tutte le sere live su The Forest. Vabbè, adesso capiamo. Grazie dopo mille, un mese, grazie, Nike. Quanto siamo? Non si sa perché ho tolto il count. Allora, ma cos'è questa? La cuccia del cane?
Altre bottiglie, altri rampini, medicinali. Ma qua hai lasciato un sacco di roba. No, è vero, i loot non sono... 343, bravi. Bravi ragazzi, tanta ruebas. Bravi. Allora, aspetta, io mi sa... Ah no, vita ce l'ho al massimo, tanta roba. Sono messo bene tranne il cibo, che però non mi sta in realtà influendo. Vediamo che lettura c'è qua. Dreaming. Ma infatti non in lo capisco bene il cibo. Secondo me è solo per una roba di stamina, stanchezza. Okay. E dove andiamo? È al coso verde. Al coso verde. Cos'è il coso verde? Aspetta, questo... Ah, ok. No, però quello di qua. Io ti seguo. Ehi, c'è un Gollum là. C'è un Gollum. Vabbè, teniamolo lontano, vai. Stavo seguendo Kevin. Ah, cazzo, no, mi devo assegnare. Allora, le Molotov le assegno al numero 6. No, 9, no. Anch'io vorrei avere quel tastierino. E poi mettiamo al 6 l'ascia, ok. Beh, cioè, a parte che se avresti la tastiera lì volendo. Sì, in effetti. Mettiamola. Aspetta, rimuovo il bengala e ci metto. Ah, me l'ha già messa qua. Cosa era quella roba? Andiamo. Era hai un fatto. Uccello buggato. Cos'hai sì. visto? Boh, una roba. Ma vedi, mi sta seguendo un rospo e non mi dici niente. Eh sì, però. Boh. Lascialo fare. Bene. Quest'arma è un po' corta, io vorrei una roba molto più lunga. Cioè vorrei proprio tipo un lanciafiamme. Pistola, in effetti sarebbe, mi risolverebbe metà dei problemi. Allora qua c'è un mi dicevi baguette. Anche che si trovano tante munne comunque. Sì, un botto. Però il fatto è che noi non abbiamo fatto nessun riparo, quindi alla fine non devi costruire no, i non serve a niente. Cioè basi anche... Ma no, ma anche nell'altro non serviva un cazzo. Perché noi ci avevamo fatto perché tutta la villa di Bel Air. Okay. Molto divertente. Però sì, totalmente lungo. Ok. Sì, in realtà c'entra più esplorare, sì. Trovare, ok. Devi essere. Infatti non l'abbiamo mai finito. Una tartaruga? Ah, sì, guarda. Sì, però... Non pensavo così splat. Pesissimo. Vabbè, scuola. Guarda che lo facciamo contemporaneamente. Sfruttiamo i bug. Tanta roba. Buona la tarta. E poi c'è, rimane... Aspetta che... Ah, perché forse si anche il guscio? No, si poteva far vedere sotto. Però vabbè, niente, evitiamo. No. Golf. Saluta. Un gioco che quindi. No. Vabbè, era ancora viva, l'abbiamo rimessa in acqua. Ah, Gollum. Guarda, sul mio teschio una farfalla. Attento che c'ho un rospo. E lì ci sono troccoli. Dove? Ah, là, dalla cascata. Ma basta, non ci dobbiamo più, dobbiamo smettere cibo. Di cibo. Può tornare utile. Ma in realtà anche se ci fosse un pesciolino. E non ne trovo i pesci. Perché il sashimi prima aveva fatto il suo sporco lavoro. Che non era assolutamente male. Delle casse. No. Facciamo un piccione morto. Ho trovato una barretta. Ah no, ma le perdono le... Stanno volando via le piume. Ma dai, ma che... Ho trovato... Poi. Guarda che ho trovato il pranzo. Ah. Quindi vieni anche te qua che te lo darà. Aspetta che stavo picchiando un anatroccolo. Andavo poi molto probabilmente c'era il proprietario. Ah, e quell'altro. Oddio, cos'è? Una bomba. Ah no, un casco. Ma non posso mettermelo. Ero andato per pescare. Ho trovato praticamente tutto apparecchiato. Ah, è qua sotto. Munizioni. Ottimo. Ottimo, ottimo. Roccia picca. Ho una nuova ricetta. Ah, c'è la. Te l'ho detto, c'hai tutto. Sì, sì, sì. Guerra. Infatti, puoi mangiare. Cosa è successo? Al posto di Gollum ha buttato giù l'albero. Sì, non sono bravo con la mira, mi viene il panico. Allora. Ma che poi, tipo, questi li posso abbattere? Sì. Ok. Io direi. Dove ti stavamo andando, Frank? Ma cos'hai te lì a raccogliere le bacche, i fiori? Stavo guardando sono? Le ricette che devi fare un bouquet? No, ma guarda che ti fai le cure. Ah, ok. Allora, fa vedere. Su di qua. È che dovrei mangiare, ma... Volevo cuocermi la carne, ma non sai mi dai tempo. Sai che è un gran gioco. Ma lo so. È incredibile. Cioè, come ti passa era il tempo Era il gioco sopra... più atteso di Steam e fino a qualche giorno fa, non so se l'ha ancora, era tra i giochi più giocati. Molto bravi. Quindi... Ma io non capisco, quando se le mette così, se le sta mangiando? Sì. Ah, e come faccio a raccogliere? Allora, se tieni premuto lo mangia, se pigi e basta lo raccogli. Dimmelo fra vent'anni. Pensavo l'avessi capito, no. È così per tutto. Ecco perché mangiavo tutto al primo colpo. Tu non mi dici niente. È per quello che non hai fiori. No, non c'ho nessun fiore. No, poi perché quelli sono mega utili. Li vedo, li mangio. Quindi io banchettavo con i fiori. Sì. Non mi dire niente. Ma pensavo l'avessi capito.
Aspetta, che prendo su tutto. Anche la manita muscari, allora, a questo punto. Questo è nuovo, assaggiamo. Ma ti si può riempire l'inventario, che a un certo punto non ci sta più niente, ok? Quindi devi far spazio, devi anche decidere. Non riesco a capire questa cosa del fatto che su quest'isola avessero tutti dei golf car. Quello è un posto, magari era un posto ludico. Ma mi sembra strano. Questo sarebbe per misurare le distanze. Ah, vedi qua, c'è il simbolo della shovel. La pala. E come si fa? Bisogna trovare la pala. Cioè, la dobbiamo proprio trovare oppure la possiamo anche fabbricare? Allora, non lo so, non l'ho mai trovata. Secondo me va trovata, però non lo so. Caspita, quindi qua sotto c'è qualcosa di interessante. Potrebbe essere. C'è la tipa, c'è la tipa. Aspetta, tolgo l'arma. Togli l'arma. Come faccio a togliere? Non lo so. PJG. Quando sei fuori. Ok. Dai. Perfetto. Allora, vediamo cosa dice. Perché lei poi, se diventi amici, dopo lei diventa come Kelvin. Ah, che ti aiuta proprio. Sì. Allora, dopo le puoi dare gli ordini. No, sei un po' spaventato. Ah, no, forse vale. È un suo accogliente. Ok. Sto capendo. No, Kevin, no. No. La seguiamo. Boh, perché no? Ce ne sono altre come lei? Io ho trovato solo lei. Ok. Signorina. Che poi mi fa straridere che per crearla lei hanno semplicemente, ieri, hanno uscito un modello male e hanno detto, va bene, teniamo lei che è perfetta, siamo un po' modificati. Oddio, l'ho perso. No. Ma non è di qua. È velocissimo. Minchia, se corre. La intravedo. Ecco, l'ho vista. Ma non è che le devo dare qualcosa. Cosa fa? Comunque c'è il rumore di zoccoli. Sì, è vero. Perché è un centauro. Porca miseria. O un petauro. Qua. Allora, o ci sta trollando. Ah. Ah, no, aspetta, però c'è un gol. No, bisogna difenderla. Va bene. Difendiamo. Ok. Ok, top. Come si fa a fermarla? Che a questa maniera vuole di prendere e fare la bolt della situazione. Che a un certo punto scompare. Cosa vuole? Dove dobbiamo andare? Ma poi torna là. Però è sicuramente legata a questo luogo. Io non vorrei che forse finché non possiamo sparare. No, lei c'è ovunque. Forse vuole fare un... Allora aspetta, devo capire un attimo come. Sembra... O è tipo un amante del parkour, non ho capito bene. Non ne posso dare dei fiori. Perché tu dici di dovergli dare. Ma io sono sicuro. Nell'altra partita è diventata nostra amica. E come hai fatto? Non lo sappiamo. Non c'era molto. Forse l'ha fatto tuo fratello. No, lui infatti ha detto: ah, ma sei riuscito. Vedete dove vi indica? Ma ragazzi, non ha indicato da nessuna parte. Cioè, quello è il problema. Vabbè, senti, la ritroveremo, dai. Va bene. Ti seguo, Fra. Dobbiamo andare. È che io non so se abbiamo fatto gli altri. Ah, è vero che... Ho sbagliato. Non siamo ancora finiti nel... come si dice? Là nel mare. Nel mare, ok. No, è vero, non ci Perché c'era vero. Tipo un... Dormiamo. Aspetta, controllo l'orario. 7:47, aspettare 18. Ok. Vabbè, se vuoi intanto faccio la casina. No, il problema è che non si vede mai niente. Poi già alle 17. Allora. Facciamo così. Poi prendiamo il... Avete presente quei video tipo, non so, fate le escursioni e dovete girare con massimo 5 kg sulla schiena. Esatto. Praticamente stiamo girando con 20 kg a testa. Esatto. Bisognerebbe attaccarle il GPS, è vero. A che cosa? Alla tipa. È vero, anche perché ce l'avevamo da attaccarglielo, mi sa. Nanna, fate il fuoco e cuoci la carne. Io dopo, quando ci svegliamo. Ok. Vai, sono pronto. Vai. Sono già 6:15. Sei un quarto? Ma fuori c'è ancora il sole del signore. Vabbè, se tramonta sempre più tardi. Ok. Salva? Salvato. Perfetto. Okay. Allora. Minchia, siamo lontani. Siamo lontani? No. Vedo sempre Frank che parte in una direzione. Allora. Ah, c'è la strada a posto. Oh, bella. Uno scoiattolo.
No, ho spaccato il legnetto. Frank, tutte le volte ci distraiamo con gli animali. Chi se ne frega? Ma io volevo fare il fuoco, però devo cuocere la carne. Io devo bere. A parte gli scherzi. Bevi dal fiume, scusa, c'è il fiume di fianco. Fammi bere. Ma ci non parlo. Allora, cosa cuociamo oggi? Abbiamo raw carne. Anch'io ce l'ho. Fatto adduzione, si spreca. Chiudi. Aspettiamo. Perché tu per... fai così, no? Ok. Metto anch'io. Tac. Io la vorrei al sangue, grazie. Si può. Possibile. Come cotta. Ok. Ma quando la posso prendere? Quando è marrone. Io ti giuro, io ci guardo, ma non mi sembra... Adesso è rossa. È rossa? Adesso è rossa. Ok, la prima presa. Quella... Presa. Ok, manca solo la tua. Dimmi quando prenderla. Quando è marrone. Quando cambia colore all'improvviso. A me mi sembra... Aspetta. Adesso. Ah, ok. Non è che scorpacciato. Cotta a bassa temperatura, buonissima. Top. Poi che te ne dia uno. No, vai tranquillo. Perché io sono già pieno. No, ci siamo. Però non vada mai. Mi hai mostrato tutto lo zaino. Ho detto prendilo. Allora, dobbiamo andare. Fammi capire. Ah, di qua. Ma scusa, Kevin si è campato. Ma no. Ma cosa fa? Ma è scemo. Beh, però giustamente. Andiamo di qua. Oddio, quanti scoiattoli. Merde. No, basta distrarti con gli scoiattoli. Dobbiamo andare in un posto. Ma è carne fondamentale. Quello è vero. No, non aspetta, è che poi va, almeno la scogliamo insieme. Ah, è vero. Ops. Allora, prossimo giro. Allora, andiamo di qua. Mi tolgo l'arma, che almeno non impara. Qua avevi uno scoiattolo di fianco. Anche qua ce n'è uno. Oddio, che carino. No. Cazzo. Sì, vabbè, però stai distruggendo mezza foresta. Vabbè, andiamo. Oddio, un cerbiatto. Dove? Ah, ok, aspetta. Andiamo piano. No, ho sbagliato. Prima granata. No, una granata. La molotov. Ma oddio. Se riesco. Aspetta. No, è già scappato. No, è lì. Ah. Piano, eh. Aspetta. Ma tu gli vuoi dare un colpo? È scappato. Porca. Allora non serve andare piano. No, serve, ma devo andare forse all'ultimo, devo ancora più piano. C'è un accampamento qua. Accampamento di bomber. Allora, medicine, razioni militari. C'è una pochette. Io mangio, che non si sa mai, così me la carico al pieno. Stop. Teli, orologi. Ah, sono arrivati i rinforzi. Come, dove? Sono due tizi. Orca vacca. Adesso prendo la molotov. Bravo, ci sto. Uno viene guardati da me. Guardati che va. È armato. Mamma mia. È andato a fuoco. Toma, merda. Aia. Madonna che lagga. No, cosa fai? Cosa sta cadendo le rap. Madonna. Non è andato via. Uno è andato via, sì. Però mi ha dato delle stangate. Ottimo. Oh, top la molotov. No, infatti tanta roba. Cioè, hai bruciato tutto. Sì, forse non... Avevano una pochette. Prendi tutto. C'erano delle monete. Butta tutto. Ah, ma qua... No, c'è il pesce smangiucchiato. Senti che non ritornino, eh. No, non mangiare lo stesso pesce, sei fuori. No, infatti si può. Guarda, comunque il fatto che siano i budelli delle braccia... Tento dietro. È là sopra la roccia. Ah. Scogliattolo. Ma perché anticrafti le frecce? In effetti ne dovrei. Tento, arriva. Attento! Okay, l'ho privato. Ma non gli avevo piantato la lancia. Aia, che stronzo. Ma vabbè, ma perché io, scusi, gli davo 8000 pache, non gli succedeva. Cosa lascia? Poi vai un bel colponetto, poi vai così, gli tagli le gambe. Forse. Non si può fare. Ah, sì. Equipaggio questo, ok. Io ho perso il bastone per me. Lascia, c'ho quella piccolina. Ma non faccio Kevin davanti un po'. No, volendo potremmo squagliarli per fare le armature. Ma in realtà io di corde non ne ho più, quindi non posso fare armature. No. Sì, vabbè. Un minimo. No, non mangiarlo. Vabbè, ma va bene. Non so se diventi cattivo poi.
Cosa vuol dire dimenticare? Boh, magari. Vabbè, andiamo. Oddio, c'è un simbolo di una casa. Dove? Giuro, qua vicino. Ah, andiamo. Ma l'ha costruita Kelvin. Vedi, arrivi troppo una... Ah, ma era un umano con una maschera. Forse dovevamo usare un umano. La maschera. Boh, sto capendo. Ma me lo dovevate dire. Ne continuiamo a dimenticarci. Allora, non mi sento comunque bene ad aver mangiato una gamba. Mi sento sporco dentro. Ma agli estremi. Non lo faresti? Non lo so, ci ho sempre pensato. Molto tosta come domanda. Però penso che per la sopravvivenza questo è altro, obiettivamente. Non è, ma soprattutto poi sei di un nemico. Sei di... Ah, con cioè, te devi mangiare... Ha ragione, certo. Tuo fratello, sì, era un po' ovvio. Strano. Cioè, se devo mangiare Nelson non mi creo problemi. Ma adesso che è magro non conta. No, è vero, non conta più troppo. Ah no, c'era... Ah no, è che non l'avevamo disfatto. Ah. Ma l'avevamo fatto noi? Ma sì, l'avevamo... prima ah. salvando. Allora stiamo tornando indietro. Abbiamo una guida che veramente... No, ho sbagliato, stiamo tornando indietro. Niente. Ricominciamo. Tutto da capo, finito. Vorrei trovare un po' del succo, vorrei trovare... Non ti va bene niente, la... Scusa, i nemici, la... No, no, molto figo quello, molto figo. No, tipo, noi avendo la base... Ma impalati, cioè li abbiamo visti solo perché ci hanno impalato 8000 volte. No, però noi avendo fatto la base iniziavano ad arrivare sempre più cattivi. Okay. Sempre più grossi e sempre in però, più ed ti ripeto, molto... secondo me fare la base è sbagliato. Cioè no, non lo trovo... Non serve a niente. Serve solo così. Secondo me ti allunga il gioco perché te la fai, tu vai lì. Sì, 11 ore di gioco, non ti porta a costruire. Hai anche le ceste dove metterle dentro? Sì, sì. Cosa sta facendo? Ah, sta mangiando il suo amico. Sento roba, Sento. Sì, sì, è lungo banale. Che poi in realtà è anche bello che te lo facciano giocare in queste due maniere differenti. Che magari ti fai la base oppure... No, è che la base però non serve ad andare avanti col gioco. Ok. Serve così per dilettare. Eh no, è appunto, quello ti dico. Ah, ok. Cioè, nel senso, tu ti puoi fare l'accampamento e... Però allo stesso tempo, se vuoi... Sì, sì, ci sto. Piove. Piove. Dei girasoli. Carini. Andate a recuperare la pistola sulla zattera gonfiabile in mare. Vero, era lì, cavolo. Con gli squali, tra l'altro. Bello che Frank non si ricordava di una cosa. Non me lo ricordo. Una cosa. Vabbè, l'ho fatto tipo due settimane fa. Andiamo, andiamo. Però è bello lontano, eh. Più che altro ho la felpa giusta per la pioggia, perché c'è una che tiene più l'acqua dell'altra. Su serio? Sì. Madonna, ma perché ce l'hai anche vedi, questa è meglio. Ok. Ok. Giacca tattica tiene meglio. Quindi ora stiamo andando verso il mare? Sì. Cosa è stato? Ci vorrà un po'. Però forse prima ci fermiamo di qua che c'è una roba verde. Dopo con la pistola si vola. Ah, madonna. Anche perché munizioni ne abbiamo, Sì, munizioni. Sì. Ho anche le munizioni del pompone, infatti se riusciamo a trovare... Quello non l'ho mai trovato. No, l'unica cosa che mi ha un po' spaventato è che mi hai detto che ci sono dei nemici ancora più grandi di quello che abbiamo visto. Vuol dire sì, giganti, ampiamente. No, no, adesso okay. No. No, tipo la montagna. Ma quanto erano belli i giganti di Skyrim. Ho rivisto ieri un meme sui giganti che ti facevano volare in aria. Esatto. Bellissimo. Ammetto, cioè io la prima volta l'ho scoperto giocando. Sì. E quello è, cioè lì muore. Atomico, bellissimo. Dici, cazzo, ma è fighissimo. Però ci rimani anche male. Sì, sì, ci rimani malissimo. E tu dici, dai, ci provo. E puff, sparato. Però era proprio il bello di quello, anche dei Fallout. Che sì, c'è un rospo qua. Infatti dovremmo giocare a Fallout 76, ma non volete mai ma giocare. Sai che a me mi ispirava un po'. Volevo riprenderlo. Poi sono mi sono incagliato in Yakuza e niente, non ne esco più. Pensa che sono tipo a 7 ore e sono al terzo capitolo. Ho scoperto che ce ne sono 15. Vabbè, però in realtà ho detto bello, figo. No, un'esperienza. Intanto qua comunque ci passa davanti la carovana di persone. Oddio. Hai un cervo lì. È scappato. Stavo cercando di capire dove ero e mi sfuggì. Se mi dici come si fa le frecce le faccio comunque. E nell'inventario. Forse devi usare un bastone. Allora, seleziona un bastone. Selezioniamo un bastone. Combina con freccia di pietra. Vedi, 4 pietre e 2 foglie. E foglie. Selce più che altro. Foglia cos'è? Ok. Beh, se trovi dei sassolini, dimmelo che li piglio su. Oddio, ho trovato una persona. Non capisco. Ok. Ah, ui, chi è? Ah, un lavoratore. No. Un po' stanco. È morto un po'. Ah, ma qua c'è una grotta? Ah, ecco perché c'era. Ma non è che siamo già entrati qua, no? No, qua sicuramente no. Entriamo. Vai. Devi del pepe. E abbiamo il nostro pepe.
Ah, forse erano piume, giusto? Io forse ho delle piume. Mentre io quando però ho la torcia, in teoria. Che adesso devi riselezionare e ritrovare. La tengo qua. Se no, se vuoi la uso io, permesso. Beh, però non è che si veda tanto, con la torcia. Anzi, è ancora più creepy. Madonna mia, porca vacca. Ecco, direi che questa intanto non è una grotta di quelle... tipo prima che abbiamo trovato il bunker con la stampante 3D, che era tanta roba. Diciamo che grotte comunque bellissime, le hanno fatte da Dio. Siamo veramente. Aspetta, ma si può si combina con le batterie per ricaricare. Io ce l'ho le batterie se ti servono. No, no. Ricordiamoci anche che ci possiamo passare la roba, eh. No, infatti. Ma non lo farei mai, però. No, aspettami, però. Non hai paura? Mi scago un botto, però la devo affrontare questa paura. Ma stampante 3D? Ma siamo degli sculoni. Ma veramente? Ma ti giuro, abbiamo beccato un altro bunker. Ma vabbè, ma che figo. Food and dining. Dining sta per? La cena. Oddio, ma stai scendendo. Ma che culo? Non sto capendo. Ma... Porca la vacca. Non so se è culo. Non lo so. Da capire, signori. Però sicuramente... No, no. Vabbè. Dio. Ho sbagliato. Togliamo qua. Cosa hai fatto? ho mangiato come sempre. È pieno di provviste da mangiare. Che... Tanta roba. Ah, ma era tipo le... La le dispensa, riserve, sì. Mezzo è pieno. Pezzo di cervello. Qua serve una carta che adesso capiamo di trovare. Guarda anche nel corpo se c'ha... Oddio, ma questo è morto malissimo. Però questi si sono frecciati. Cioè, non è... È gente che è morta... Thought you might find this interesting. Thought cioè... you might... We're calling it Artifact One. Might be related to that cube ma you guys found. Ma stiamo facendo un mega party, mi sa, eh. Ingrandisci. Mm. Ah, vedi. Cosa sono questi, secondo te? Dei cubetti di sashimi? Questo qua è della storia, secondo me. Ah, sì. Secondo me sì. Sì, mi sa anche a me. Prendi le frecce. Prendi tutto. Ah, delle banane. Ma non mi fa raccogliere le banane. Ah, le banane. Ah. Sì. E... Ah, cazzo, ma ci vuole la tessera di nuovo. Porca mia. Vorrei capire dov'è sta tessera. Ma te come fai a capire con la torcia? Ah, ok, ora vedo anch'io. Ah, sono un senso. Ah, c'è un botto di carne. Eh no, è pieno di roba. Urcala. qua Frank forse abbiamo un problema. Che è successo? Orco Giuda. Questo potrebbe Madonna. Essere un problema, capiamo, Fortuna che ha rieggiato. Oh cazzo. No, c'è il Roomba impallato. Ma è proprio il Roomba. No. Cavolo, è vero. Ma è ancora funzionante. Ma scusa, io vedo che colpisci il nulla. Però non capisco. No, non c'è niente. Ma questi qua sono stati messi qua apposta. Hai provato a passare dal tesserino? Aia, aia, aia. Come aia? Non c'eri? No, secondo me sono andato lì davanti al... No, il tesserino non mi fa entrare. Non ti fa entrare. E non si poteva neanche recuperare da un morto. Non l'ho trovato. Cosa c'è? Sai che buono? Ramen. Vabbè. Figo però è sta parte che abbiamo trovato. Molto bella. Più che altro molto utile. Pezzo di bacon. Pensavo di trovarmi qualcuno di toast. Vediamo un attimo. Quando vuoi andare andiamo. No. Se... Ma sai che in realtà mi sta infottando un botto? No, anche a me. Sì. Persona, però. Allora. Non sono neanche le 5? Erano le 6 e un quarto un attimo fa. Ma mi hai mentito. Ma pensavo avessi capito. No, pensavo veramente fossero le 6 e un quarto. Che ne so io. Minchia, fino a che ora vuoi stare? No, avevo detto vabbè. Va bene però. E... Vabbè, direi di uscire. Non abbiamo trovato nient'altro. Interessante però, eh. Ah, questo è carino. Questo è molto carino. Non... È che il problema è che tutte queste qua col tesserino poi ci dovremmo tornare. Sì. Vabbè, comunque c'è il segnale di novembre. La cosa strana è che mi sembra che qui il lavoratore ci lascia un tesserino. Sì, quello è strano. È strano quello. Andiamo su di qua. Ho finito l'acqua. Vado a prendere. Vai a prendere. Però prima esco dalla grotta. No, anzi, resta dentro la grotta. Dici? Siamo protetti qua. Frank, vai. Però voglio prima cercare l'uscita. Che... Beh, è un corridoio che ha scale. Infatti, che ok, adesso la vedo. Sono più tranquillo. Che culo che non abbiamo ancora beccato una di quelle grotte pesanti in cui vedi delle cose alla fine della grotta, degli occhi, delle braccia o altro. Molto contento. Devo dire che il mio sculo si sta vedendo tutto. Mettete un GPS, brava, brava Aurora, sì, dovremmo mettere un GPS.
Che gioia, appena finito la lezione vi trovo ancora in live. Sì, boh, ci ha preso un pochino questo gioco, che su queste robe io e Frank ci infottiamo un bordello. Poi The Forest ammetto che era il tipico gioco a cui volevo giocare, quindi tanta roba. Dovete trovare un tesserino che per trovarlo vi serve una pala che si trova dentro un'altra grotta. Ah, quindi dobbiamo trovare la pala e andare tipo in quel posto in cui eravamo andati prima, scavare e troviamo il tesserino? Può essere? Che al mercato mio padre comprò. Esattamente. Bella però, mi devo stiracchiare un botto. È arrivato un nuovo gusto. Sono arrivati un sacco di gusti. Sì, non te l'ho detto. Però c'è anche quello nuovo. Qual è quello nuovo? Strawberry balsamico. A fragola con l'aceto balsamico. C'è già in commercio, sì? Boh. Non volevo provarlo prima di... Ma non gliel'hai chiesto tu? Non mi ricordo. Boh. Ah no, è vero, perché l'avevo visto già sul sito. Secondo me gliel'hai chiesto. Ha ragione. Sì, mi stavo confondendo. Però, limone. Però sai che... Mi hai fatto venire voglia di provarlo. No, perché? Il disegno è invitante. Oddio. Scusate, però... bere è importante. Ma no, fa un caldo, e prova per la fine. Vabbè, ma stiamo anche consumando qualsiasi cosa. Comunque, il rap ci ha inviato Strawberry Balsamic. Andiamo a sentirlo perché ero molto curioso. Io amo l'aceto balsamico, non mi piace troppo il connubio fragole aceto balsamico. Però sentiamolo, sono molto curioso. Vabbè. No, è assurdo. Però è tosta, è bello, è pesante. Perché ha l'acido del balsamico. Sì, però sono mega curioso di provarlo. Non so se per me. È come l'aceto balsamico, quello tradizionale, non ce l'ho fatto. Però secondo me chi sta creando questi gusti si sta divertendo tantissimo. Ci vorrà un po' prima che entri in circolo, come sembra. A Bari fa caldissimo. Qua 21 no, gradi. Vabbè. Piace. Ma è assurdo. E io finché non mi dà il responso è Pingu... È un sacco accentuato. Figo. È più fragola. Cioè l'aceto balsamico sento meno. Anche perché sennò è troppo forte. Mm. È che nell'odore si sente l'aceto balsamico, nel retrogusto senti la fragola. Ah, okay. Interessante. Me lo provo per un po' e poi vi dico. Interessante. Perché ci vuole un pochettino, secondo me, per riuscire devi a farti un po' di intero. E dopo... Figo. Oh, ma era dell'arietta? Sì, no, stavo morendo. Oh. Infatti, a me piace molto questo periodo in cui hai... Sole a caldo al sole, ma venticello fresco. Allora, siamo qua all'uscita della grotta. Dobbiamo uscire. Io devo bere poi. Comunque ci hanno detto che il tesserino lo troviamo scavando. In teoria. Quindi dobbiamo trovare la pala. Dobbiamo trovare prima la pala, che la troviamo dentro un'altra grotta. Poi andiamo a scavare. In una grotta. Vecchio qua dietro! Chi? Qua, prendilo! No! Prendilo! Sei cazzo. Mare, siete stati strabravi. Vabbè, era qua parcheggiato. 3, 2, 1, vai. Via. Tanta roba. È anche la pelle. Sì. Ah, ok. Magari metto via. Hop. Ci sta indicando qualcosa? Ah, poi ci sono tutti i pezzi di carne. Kevin ci ha indicato un... No, prendi... non so, l'inventario pieno. Cazzo. Ok. C'è anche un altro. Ok, preso. Okay. Devo bere. Aspetta che mi tolgo la torcia. Vabbè, perché la torcia la... Siete delle merde. No, vabbè, non è che siano delle merde, cioè... Comunque, per... Cioè, ma... Allora, come si dice, per nutrirsi uno deve... Non deve poter usufruire del... Gli taglio l'albero in cui è. Questo cretino. Non c'è acqua. Guarda, è perché c'è un rospo là sopra. Fammi vedere mentre cade giù. No, si è scagliato l'albero. No, è che si è spostato. Ma usa l'altra ascia. Fame. Sto usando quella grossa. Ah. No, si è di nuovo spostato. Ma che infame. È morto. Boh. Dobbiamo andare... Ah, devo bere. Comunque è un sacco soddisfacente tagliare giù gli altri. Aia, che cos'è stato? Stanno attaccando. Ah, ma... Forse attaccavano a me. Ah, è lì. Si nasconde. Ma che infame. No. Andiamo, dai. Allora. Ma com'è possibile che io sia così scarso? Andiamo a prendere l'arma. Vabbè, di qua. Vado via. È incredibile, mi buttano giù chiunque. Chiunque mi butta giù. C'è anche quei rospetti di merda. È che non riesco a capire la distanza delle varie Andiamo cose. Andiamo di qua.
Andiamo di qua. Andiamo. Bella questa radio. Però devo dire che sono stati molto bravi a ricreare delle parti completamente diverse di bosco. Cioè, vedi, beh, dai, questa qua tutta cespugliosa, poi l'altra diversa. Beh, io sono molto contento. Due. No, no, c'è anche prima con la cascata, il fiume, la radura. Cinque. Dai, bravo. Dai. No, ci sta. Ci sta. Oddio. Ah, senti che odore di balsamico. È un bot. Ma è buonissimo, però. Mi devo curare, effettivamente un pochino. Ah, te devi curare. Lo so, non ho le medicine. Ma zero? Però ma craft con vedere... i fiori. Dici che riesco a craftare qualcosa? Scusa, in teoria con i fiori se fai... Che mi metto più sotto. Ah, il mix salutare. Ah, non c'ho la... Mi manca ti un... Ti ricordi com'è? Ma no, mi manca un componente. Mix energetico. Ah, posso fare il mix energetico? Mix salutare lo posso fare, ma che cos'è quella pianta? Ah. No, manca quella, esatto. Ma io l'avevo... Ah, no, l'ho mangiata. Me lo ricordo. Mangia. Ma guarda quante ossicine di pollo, di cervo che ho. Pelle di animale, roccia picca. Hai fatto le frecce? Ho fatto le frecce, no. Perché mi mancavano le foglie. Ok. Che però ho in realtà. Quindi scusa un attimo, se io prendo... Posso combinare le monete per fare una bomba. Strumento di riparazione. Ah no, vedi, però mi mancano quelle foglie lunghe. Sono le piume. Lunghe. Ah, vezzo. Io ne ho due. Ok. Cioè, vabbè, non fai niente con due. No, easy. Era giusto per capire. Andiamo qua che dovremmo essere quasi arrivati, esatto, alla spiaggia. Dovete svuotare l'inventario. Forse dovremmo crearci un posto dove mettere le cose. Il problema è che allora lì è la base. Sì. Porca vacca. Però magari basta una stanzina. Però tipo se ce la mettessimo sulla spiaggia... Si può fare, l'unica cosa è che qua non c'è il fiume, bisogna andare almeno vicino al fiume. Vabbè, ma c'è l'acqua del mare. Non puoi berla. Giustamente. E poi c'è il problema che, cioè, comunque ti serve il bosco con la legna. L'hai trovato? Delle bare. Ok. Interessante. Una Bibbia. Oh, quella pigliala che non si sa mai, che una volta facciamo delle letture notturne. No! Anzi, no, aspetta, ho sbagliato. Sì, vabbè, ma tu sei un piccolo shop, cioè... Io c'ho tutto. Te quando apri veramente hai di tutto. Mamma mia. Allora... Aspetta. Oh, adesso si ragiona. Cosa hai trovato? Mi ho dato fuoco. Perfetto. Ok, vediamo se qua c'è... Ah, perché non le hai spaccate le casse? Non ci ho pensato. Stop, tanta roba. Sono impegnato a dar fuoco alle cose. Perfetto, questa cos'è? Ah, una scatola di corda. Cibo. Un botto di corda, due corde, madonna. Però in teoria, dici che non troviamo un fiumiciattolo che sfocia nel mare? Vecchio, là in fondo. La è quella dove volevo andare. Tanta roba. Tanta roba. Sei sicuro che troviamo la pistola di default? Sì, ma... Cioè, no, di default non so, effettivamente nell'altra partita l'avevamo trovata lì. Quindi ci sta. Per fortuna, perché senza di quella non tornavamo. Ma io pitruzze. Una stella marina. Non si può prendere. E niente. Ma allora ci avviciniamo là. Sì. Ma è molto lontana, secondo te? Comunque, The Forest, se non mi ricordo male, esistono gli squali. Sì. È quella. Vai te. Ma no, devi prendere così, anche tu. Vai te. No, visto che io sono. Ah, perché la prendiamo insieme. Certo, ognuno c'ha la sua. C'ha ragione. Porca vacca. Siamo fottuti. Ma dai, guarda che lì guerreggia anche della roba, magari c'è altra. Strons. Come in Riviera. No. Cosa sono? Ah, le conchiglie, ostrich. Oh. Ehi, ostrich, si possono mangiare magari? Se tieni premuto, sì. Ah, se l'apre anche. Ma sono delle all star. Ma non dà un cazzo da mangiare. Secondo me non andava mangiato. No, si può. All star. E quindi in teoria c'è anche È il momento. Togliamo l'arma. Ah, senza arma, tu dici? Vabbè, tanto devi nuotare. Non è che posso dare dei colpi con l'ascia? Boh. Delle medusine? Boh. Ma dici, dai, che ci attaccano quando siamo lì? Allora, devo capire il punto più vicino. Forse da qua. Ah, io, ragazzi, mi sono buttato. Ah, così? Molto più istintivo. Madonna. Tenta la stamina. Vai. Nuota. Ma le pinne si vedono? Cioè, se vedo una pinna... Senti, inizia la musica dello squalo. Madonna. Tonton. Oh, ansissima. Non ci arriveremo mai. Dov'è? L'ho persa. Ok, no. È più lontana di quanto credessi, in realtà. Sì.
Più che altro devi riuscire a capire come salirci. Perché è difficile? Eh no, non è, cioè, no, devi trovare la scaletta, ah, tipo. Oh, cioè, no, la ma se vado sotto no, non vedo niente. No, è perché non hai gli occhialini. Non riesco neanche a tornare su. Ok, io ci sono quasi. È anche pieno di gabbiani, eh. Magari si riesce a trovare un modo per... La pistola. Porca vacca. No. Ma si vede proprio nero. Aia! Aia! No, 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 no! È uno squalo, uno squalo! No, 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 no! Ho preso... Aia! Malissimo! Dove si sale? Come si sale? No, non sto salendo. Neanch'io. La scaletta, la scaletta. Prendi la scaletta, la scaletta. La scaletta, no. No, prendi la scaletta. Non me la fa prendere. Prendi la scaletta, c'è lo squalo sotto. C'è lo squalo sotto. Ora. Madonna mia. Adesso mi vieni a far respawnare. Ma dove sei? No, sono qua di fianco. Ah, ok, sei sopra. No, non sono sopra. Ma c'è uno sopra. No, sopra. Non sei tu? No, non sono io. Sei sì, mi assomiglia, ma non sono io. Cazzo, sono io. È lo stesso PG. Spara allo squalo, spara allo squalo. Dai, dopo ti do le munizioni. Spara allo squalo. Ma Vez, ce l'hai lì. Ma di tu fianco. Dove sei? Io sono... Ma perché ma perché sei? La corrente mi ha preso. Ma puttana, come faccio? E come faccio io? Respawni. E dove... vedere. Dai, mi ha preso la corrente. Dai, ma sei in Lapponia. Ma com'è possibile? Ero di fianco alla barchetta. Dai, spara lo squalo. Non puoi rinascere. Ma se rinasco, dove rinasco? Boh. Vabbè, proviamo. No, proviamo. L'ho fatto. No, che non posso sparare. Dove rinasco, però? Ma secondo me è qua vicino. Non rinasco più. Dove sono? In acqua? Ma perché? Oddio. Cosa sta succedendo? Ti giuro, non capisco. C'è una roccia. Sei nel... Oddio, stavano appeso sott'acqua. Cos'è, la mafia? Ma vecchio, ma pesissimo. Ah, ma sei qua di fianco. Ah, bella, vabbè, dai, mi è andata anche abbastanza bene. Però devi trovare la superficie. No, vabbè, è qua. Ah, ok, va. Figo. Ok. Attento allo squalo, però. Però posso dire che quella scaletta sono degli infami. No, sì, è fatta, cioè, di merda. Aspettami un attimo lì. Sì, se mi imposto... vabbè, il mercato qua. Faccio tutto il necessario. Adesso sono pronto. Cosa vuoi dire? No, dai, Frank. No, ma non a te. Adesso arriva lo squalo. Ah, ok, bravo. Ah, è qua. È morto. Merda. Ma magari puoi prendere la carne? No. No. Venga, un po' mi dispiace. Sì, sta attento che magari c'è un altro. No, infatti. Io ti giuro, ero arrivato lì dalla scaletta, ma non trovavo il tasto per riuscire a premere. No, ma è fatto un po' male. Ma poi sti gabbiani, che fastidio. Sì, fastidiosissimi. Cos'è quella roba che spunta fuori così? Quella roba? È lo squalo. Oddio. Ah, sì, è lo squalo. Ah, sì. Galleggia. Giustamente. Ma non è che ora che galleggia, magari. No. Peccato, però, potevano farti... Dov'è la scala? Ah, qua. Ok. Benvenuto. Oddio, ce l'hai dietro. Porca vacca. Oddio. Cosa ho visto? Ha fatto il salmone. È il colpo finale, no, quando muori. È lo spasmo. Non capito. Allora piglio su. Tanta roba. Ah, se io sparassi a un gabbiano. Bengala. No, per capire. Hai fatto bene. Cazzo, ma... No, me lo fa. Non posso squartarlo. Ah, mi sa che devo essere... niente. Perché non mi apre... Quali sono le piume? No, Vez, ma io non ho il mio zaino che è là. Oh, cazzo. È proprio te, sei un pirla, non l'hai preso. Vabbè, andiamo comunque. Andiamo. Andiamo là? Sì, torniamo... Sì. Là sarebbe... Non c'era un metodo per usare i remi e poter usare quella barca? Non l'hanno fatto. Non c'è un po'... Ci poteva stare. Non sprecate le munizioni. Ma in realtà io ne trovavo un botto. Non c'è speranza, Tony. No, non c'è speranza. Madonna, ragazzi, ma è buonissimo. Cioè, mi sembra a volte di bere dell'aceto balsamico, a volte di bere... Sì, però non sai giocare. Se ogni 30 secondi c'è qualcosa dietro di me. Non mi lasciare lì. Ma cosa facevo? Non è che posso sparare in acqua. Che palla, dai. Sì, un po' di autonomia. Tutto. No, non credo. Sarebbe strano. No, sarebbe assurdo. Guarda, se ho perso andiamo tutto. Andiamo a casa, è finito.
No, no, ma vedrai che ce la fai. Ti è mai successo? No, non faccio così schifo. Dai, slegati da qua. Che palla, però lì, scusa, questo, scusate, è fatto male qua. Nel senso, cioè, tu devi andare a recuperare la roba, è ovvio che se ti piglia un altro squalo sei fottuto, come fai? È ovvio. Cioè, no. O sei più vicino alla spiaggia. Stare attento, sai giocare. Che palla. Merda, allora. Non c'è più la mia roba. No, mi vorrei uccidere. Dai, non ridere. Sicuro, è sicuro così. Io ci sarà. Ah no, là, ok, sì. Dai. Però magari c'è quella dell'ultima morte. No, Frank, se è così, io... Cioè, non ho neanche la pistola, se è così. Prendi la tartaruga. No, no, scagliata. Ma Vez, se poi dici di me, cioè... Ma oddio, si muove ancora? È la corrente, forse. Cioè, dici di me? Dai, è tremenda questa immagine. Capito, ho trovato la pistola, cosa non so, pisceci di sopra, vabbè, un'altra. Guarda che roba. Che schifo, ma che schifo! Qua è inesagerato. Ma c'era bisogno di impegnarsi, no, così tanto per fare tutta quella roba? Palesemente. Oh mio Dio, ragazzi, no. No, no, non lo voglio vedere. Tu lo sai già? No, non lo so. Proprio l'inventario. Oh, mamma mia. Madonna, quanta cura. Roba c'è. Un botto, veramente. Anche tu, cavolo. Allora, beviamo. Frank, per piacere, ma potrai. Ho capito, danno il carapace lì. Però non ho la pistola. Mi sa che non l'hai presa. L'avevo presa. No, è lì. Ah, ok, sì, no, c'è ragione. Comunque, okay, ho un botto di carne e un gran spreco. Adesso un po' la cuocio. Ok, la pistola la mettiamo qua. Cos'è altro possiamo mettere? Io ho anche l'arco, devo farlo. Ho la granata. La bottiglia. Allora, no, quante? Tipo il paradiso delle tartarughe. Ma questa ha avuto due colpi. Oh, finalmente ce l'ho anch'io. Ma quante, come faccio a sapere le mie munizioni? Non le so. Le vedi nell'inventario. Ah. Cioè, non penso ci siano altri metodi. Beh, hai finito la tua carneficina di tartarughe oppure... Però adesso c'è un botto di carne che volevo un po' cuocere. Ok. Allora. No, oddio. Ah, così prendi le piume. Le piume, esatto. No, sono quelle che volano. Ah, ma come sono quelle? Sì, le devi prendere al volo. Così? Sì. Ah, non avevo capito. Sì, non l'hanno studiata bene. Assurdo. Perfetto, però. No, devo dire che la pistola risolve tanti problemi. Infatti, cazzo, è un altro gioco. Tanta roba. Aspetta che però mi sa che mi è volata. Ok, mi è volata via la carne. Ah no, ho l'inventario chiuso. Mi spieno, mi sa, guarda. Ah sì. Hai acceso un fuoco? Okay, sì, ti ho messo questo sopra. Della carne. Senti come sfrigola. Ah, socia, ma l'hai riempito? Sì. Vecchio, cosa devo fare? Vabbè, potrei aver lasciato un bordello del genere. Adesso li prendo. No, cioè. Si poteva mettere le munizioni a sinistra. Cosa? Ah, vabbè, è troppo facile. Ah, quella è pronta, prendila. Non posso prendere. Sei pieno. Pieno di roba. Però ci posso mettere. Aspetta che le metto sopra. Ma mangiatene una, scusa. Filettini! I colpi. Comunque noi continuiamo a distrarci dall'obiettivo principale. Ah, cazzo, è vero. Oddio, c'è la tipa. Prego. Quante ne posso mettere? Tipo 6, mi pare. Salve. Ciao. Ah, sta meglio. No, no, no. Dagli il rame. Volevo darle qualcosa, ma... Sta correndo via, Frank. Ormai ti ha... Dalle da mangiare. Ma... Ah, no, si è seduta. Top. Oddio, c'è un pennuto. Drafitto il pennuto. Occala. Ok. Questa la piglio, questa la piglio. Come spara lì, no? Questa la piglio. Boom. Fatto. Tanta roba. Oddio, le piume. Ok. Ah, là c'è Kevin. È arrivato anche Kevin. Ah, come facciamo? Oh, ma qua c'è un botto di loot. Aspetta. Ci sarà una maniera per... Beh, intanto... Come si fanno i gesti in sto gioco? No, 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 no. Signorina. No, porca miseria. Cazzo, è impossibile. Oh, granata, colpi. Comunque siamo pieni di C4. Io non so cosa ci fa. Come C4? Sì. Ma dove hai trovata quella roba? Altro che ci sono anche delle pillole. C'è un po' di loot. Ah no, cazzo, c'è la musica.
Vabbè, non dici niente. E come si spegne? Dai una botta! Ma l'ho già pronto. Dai una botta! Ma se ne sarà un altro. È qua, ma lo vedi? Ah. Cioè, non penso di averlo già distrutto. Ah no, ho troppi teli. Cazzo, non riesco più a prendere i teli. Scusa, con cosa si possono combinare? Ah, non si può. Però si può equipaggiare. Forse per... Ah, ma nel senso che lo tengo in mano e basta. Che merda. Sta facendo buio? Fai vedere chi ero. Ah, dice sì, fa un po' ora di dormire. Allora, io volevo promettere... Anzi, praticamente... Ma posso equipaggiare in questa qua? Sì, aggiungi questo. Sì, dai, che anche dormiamo. Questo qua lo posso togliere, ok, che non serve assolutamente niente. Mi metto questo qua, tanta roba. E poi mi posso... Cos'è che ho qua davanti? Localizzatore. Ma su di lei mettiamo un localizzatore, Vez. Dovremmo. Ci continuiamo a scordare. Importantissimo. Se vuoi dormire ho preparato. Se vuoi dormire ho preparato. Ok. Salvo. Aspetta che... Salvo. Top. Sì. Dormire. Ma non va uccisa la tipa raga, ma Robinia, nessuno l'ha toccata. È l'ora della ninna. Eh no, è perché uno diceva di uccidere. A un certo punto mi immaginavo la schioppata. Prima o poi arriverà una schioppata a Kelvin. Tu l'altra volta avevi ucciso Kelvin. Kelvin, sì, scusami. Fondamentale. È l'ora della ninna. Boom. Hai sete e fame, però che palla questa roba. Vabbè, ma siamo pieni di cibo. No, siamo pieni. Però non siamo pieni... Ah, vabbè, in realtà ho anche le lattine. Ma sì, ma c'è il fiume poi. È vero, è vero. Ok, qua sono a posto e beviamo anche bella bevanda energetica. Ah no! Secondo me posso fare finalmente... A me, a parte che ho un botto di saccocce di Louis Vuitton qua. Che poi si vede un orecchio. No, comunque devo appoggiare un po' di roba, cioè c'è troppo inventario pieno. Anche io sono pieno di roba. Cioè, non posso craftare cose. Ah, top. Che fastidio non avere l'apriscatole. Scusa, se io metto coltello, cosa... Solo la lancia. Se metto l'ash... Ho trovato. No. Se metto... Io, secondo me, potrei fare... Strumento di riparazione. Vabbè, ma è per un'altra cosa. Arco di fortuna. Freccia di piede. Ah, ok, forse ce la faccio. Sassolini. Ok, ma quante me ne fa? Me ne fa una con questa? Non lo so. Potrei fare l'arco, in effetti. Ah, no, ne fa di più, bravo. Orcala! Quante ne ha fatte? Ne ha fatte un botto. Due. No, quattro. Allora. No, infatti non male. Scusa un attimo, se metto queste... Sassolino... No, due più uno. Devo togliere le frecce. Quattro. No, tre forse ne ha fatto. No, quattro. Ok, mi serve però, quindi ora posso equipaggiarmi. Aspetta, se io faccio... Ah, esatto. Tanta... Ok, quindi però potrei trovare anche l'arco tattico a questo punto. Esatto. E usare le frecce quelle dovremmo più... trovare quelle. Sì. Non si può potenziare questo, la mazza. No? Questa è tanta roba. Volevo provare giusto per capire la gittata... Tipo se faccio così... Ah ok, così annullo il colpo. Ma strano non poter fare armi più particolari. E le frecce spero che si possa recuperare. Secondo me sì. Boh. Ma come faccio a capire la mira? Ah ma è tutto... Vabbè, cosa pretendo? Soccia, ma è difficilissimo. Cioè come faccio a... Non c'è neanche un pallino. È difficile... No. Cosa stai facendo? Aspetta, ma se io ti lancio una freccia? Prova. Alto rischio e pericolo. Vado. Oh. Deficiente. Aspetta che me la recupero. Aspetta che me la recupero. Okay. Ma che cazzo. Ma quindi cosa serve sto carapace? Boh. Scusa un attimo, però devo capire la mira. Allora, tipo, miro quel sasso. Se miro... Dobbiamo andare... Sì, ma la mira è impossibile, Fra. Di qua. Ah, forse le altre hanno un mirino, giustamente. Ok, devo puntare... Aspetta, quindi devo puntare con la freccia sulla punta lì. Ok. Ok, ho capito però come usarlo. Quindi, tipo, non so, voglio beccare quel sasso lì. Ok, sono diventato Robin Hood. Tanta roba. Robin Hood. Dove dobbiamo andare? Di qua. Dove sei? Di qua. Ok. Madonna! Sei lento. Sto arrivando. Cos'è Mucilla? Dove stiamo andando più che altro? All'altro segnaletto info. Ma nella tua scorsa partita eri riuscito a equipaggiarti così tanta roba? Secondo me no. No, di più. Di più di così? Sì. Però avevamo trovato una grotta molto figa, ammetto. Beh, noi abbiamo trovato quelle due chicchette che secondo me... Sì.
Fate tenere la roba a Kevin. A Kevin, non lo sapevo. È vero. Caspita, Kevin. Ma Kevin, se noi diciamo di venire, non viene, non viene. In teoria gli avevo detto di seguirmi una vita fa. Mi sembrava ci stesse seguendo. Vabbè, forse si teletrasporta. Cioè, non credo che lo perdi. No, quello non credo. No, secondo me è come la signora a tre gambe, ogni tanto poppa. Dici? Sì. Ok. Non devo andargli a dire qualcosa. No. Ok. Beh, se no. Frank, mi aspetti? Sì, sono qua che raccolgo i sassi. Beh, tu ti distrai un botto in sti giochi, comunque. Tira i sassi. Non fa la gara che lo tira più lontano. Fa più rimbalzo. Come se ti becco con una freccia da qua? È impossibile. Stai fermo? Non ce la fai. Stai fermo? Come fai? Ma non ci arriva proprio. Non me la sprechi, non la trovi mai più. Non c'è, secondo me non ci arriva fin qua. Sta zitto. Più facile che ti becchi io con allora, la pistola. Fa provare. No, con la pistola certo che mi becchi. Vado, eh. Ce l'ho. Cazzo, è difficile. Non si è neanche vista. Si sa dove sia finita. E niente. Persa per sempre. Ho sprecato una freccia. È stato bello. Merda, sono un cecchino. Cioè, bravissimo. Stronzo. Cazzo, un cecchino. Cazzo, ho ritrovato la freccia. È arrivata qua. Ma è incredibile. Pazzesco. Ma dai, cosa c'è? Cos'è che diceva? Cos'è il quadrato? Cosa vuol dire? Ah, no, è per cambiare la modalità. Forse per cambiare la freccia. Prova. Vedi, cambia la freccia. Ma allora si poteva. Ma beh, se non mi dici niente. Io te lo devo dire. Allora. Io non ho ancora assegnato. Ma cosa servono gli spiccetti? Cioè, di cosa ce ne facciamo? Le pelle bombe. Ok. Vecchio, là in fondo, là in fondo. C'è un bomber. Va dietro. No, ma forse ho sbagliato tasto. Ho messo lo stesso della pistola. Qua. Merda, se lo faccio. Allora, la pistola potrei mettere sul 3. Facciamo così. Merda, l'ho scazzato di brutto. Ah, binario per pistola. Ah, vedi, si può combinare il binario. Sto sprecando tutto, sto sprecando. Non so, non mi ricordo. Ma è possibile? È difficilissimo. No, finalmente. Beh, devi finire. Ma cosa stai facendo? Non adesso. Ma ti pare il momento? Sì, ma... ma poi ho sprecato tipo 8000 frecce, cioè... Chissà dove sono volate. Ok, no, ne ho ritrovato un'altra. Io però non capisco come cambiare la modalità. Tu come facevi? Però la freccia ti fa un po' di devi guardare danno. Per terra e fare così. Sì. Figo. Gli fa un sacco di danno. Sì, ma se becchi in testa one shotti secondo me, perché okay. Con la pistola one shotti. Ci sta. E abbiamo sbagliato. Con un cecchino, vabbè, dovevo un attimo esercitarmi, ho sbagliato, ho capito, lo so anch'io. La pistola ho messo sul 3, ok. Andiamo. No. Che ore sono? Le... 9-4, dai. 9-4, abbiamo una giornata davanti. Beh, sono già 5-10 nella vita reale. Vabbè, cosa devi fare? Cioè, in senso, fosse stato qualcosa di importante. Do giocare da casa. Il problema è la mira di tonno. Lo so. Oh, ragazzi, sono dei due tizi. Equipaggio. E dici con l'arco addirittura? Boh, se vuoi. Vediamo. Uno corre. No, non ce la farò mai. Senti, io prendo l'arco. Ma quanto sono grossi? Dimmi quanto sono grossi. Normale. Ok. Oh, vado. Dove sei? Cazzo, potevo prendere la molotov. Ragazzi, piano. Ma qua c'eravamo già stati, secondo me. Vado di molotov, vabbè. Porca troia. No, non c'è più una freccia. Mi copri un attimo? Grazie. Aspetta che volevo uccidere il tizio che brucia. Ma ragazzi, è gigante! Ma più gigante? Ma secondo me muore. Non lo vedo benissimo. No, è sopravvissuto. È morto. Morto, sì. No, non è morto. Come okay, adesso è morto. Ok, stavo per lanciare un'altra. C'ha la pochette. Ok. Merda, ma hai visto che bastone enorme. Sì, sono giù. Porca miseria. Ok. Dei rumori strani. Prendo anch'io la pochette. È il peccato che non puoi prendergli il bastone enorme. Infatti. Ma è scappato un tizio con una freccia conficcata da me. Però infatti. Non so dove sia finito. Ma non c'era un cazzo. Sì, non è che ci fa. Oddio, però c'è un motore. Ma non si può fare niente. No. Niente. Ah, di qua. In base a cosa? Miri troppo alto, dice Alex. Ho visto, scusate ragazzi. Ma poi più che altro ho appena finito le frecce. Devo equipaggiare le altre, dopo ci riprovo. Potete dire a Kelvin di raccoglierle. Ah, le frecce, può essere. Ah, ma infatti Kelvin non lo stiamo usando. Ma dov'è Kelvin, scusa? Ma non lo so, è sempre buggato, fa vedere. Ah, con calma arriva. Sì. È sempre un po' indietro, ma a un certo punto arriverà. È un po' scomodo Kelvin, perché essendo così indietro
po' scomodo. Ah, comunque mio padre mi sta chiedendo un nerap. Ci sta. Dice, me la devi. Secondo me è il minimo. È il minimo, concordo. Dopo portagli. Ma non ce l'abbiamo. Dove ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo più. Ma è finito. Boh, magari si trova. Dopo guardiamoci. Non è in studio, ne troviamo. Ci guardo. Allora. Ma tu stai seguendo un punto esclamativo o un segnale? Ok. Quello, l'altro violo. Anche se io spero che scompaiano quando ci andiamo, perché altrimenti stiamo andando in uno già andato. No, secondo me sì, perché sennò... Credo anch'io. Cioè, sono solo i verdi che rimangono perché sono dei GPS proprio da prendere. Aspetta, cos'è? C'è? Assaggio. Delle pigne. Ma no, assaggio. Io non voglio assaggiare. C'è punto interrogativo da assaggiare. Semi di rubus. Lasciami fare. Rubus. Non si possono fare le zuppe, quello un po' mi dispiace. Cosa ti è passato davanti, vabbè? Bella sta radurina in cui sei arrivato, mi piace. Molto carina. Un scoiattolo. E tipo qua se ci fai una base ci sta. È vero, qua bella. Poi in teoria hai anche il fiume, mi sa, perché lo sento. No, è cos'è il rumore? Ah. Le frasche. Oddio, un coniglio. C'è anche un cerbiato sulla sinistra. Sei pieno di cerbiatti. Qua c'è uno scoiattolo. Vabbè che sono pieno di cibo. Oddio, c'è un cerbiatto. Cacchio, volevo farmi l'armatura. Vabbè, ormai il cibo non è diventato più un problema. No, infatti voglio riuscire... Ma scusa, ma sono scemo. Cioè? Infatti voglio farmi l'armatura in pelle. Sì, ho capito, ma mira almeno. Cioè non fare... No. Sarà per la prossima volta. Cazzo, non ho più colpi. Aspetta. Questo è un cretino. Finito. Ma vedi... No, merda. Ah no, pistola per... No, cazzo. Non hai più? Ho solo pallettoni, cartucce... No. Porca miseria. Sai che mi sa che devo riempire la mia borraccia perché non me la fa più usare. Diciamo che smetto di sparare. Ops. Ok. Allora. Ah, perché Kelvin cammina, ecco perché è lento. Il mio nome è Robin Hood. E Nud, Robin, stiamo andando nella direzione Robin giusta? Sì. Ok. Ah, di qua. Ballisti scoiattoli bruni comunque. Sì. Sarebbe figo avere uno scoiattolo. Ma è bellissimo. Oddio! Bastardo. Cioè hai fatto? Sì. Ma mi spunta. Ma poi mi spawnano sempre quello davanti. Piccolo. Piccolo Bambi. Madonna, quanto salta quel coniglio. Ma che schifo. Ma perché si sono impegnati, ripeto, piantata così tanto a far vedere gli animali smembrati? No. Vada, facciamo una roba. Allora. Sì. Merda, che verso che ha fatto. Sì, un po' tremendo. Cazzo. Comunque mi sta marcendo metà della carne. Come si fa a fare essiccare la roba? Bisogna costruire l'essiccatore. Solo che poi viene attaccato perché vengono a cercare il cibo. Comunque mi fa ridere perché, tipo, le pile sono ancora nella loro confezione. Quelle con la plastica, esatto. Proprio che ti rompe le palle a tirartela fuori. Allora, però adesso abbiamo due di pelle, posso fare l'armatura di pelle. Ah, perché ce l'hai giù? Qua, combina e... E cosa serve? Ah, ma allora forse la posso fare anch'io, sai? Impegno. Oh, finalmente. Forse ne ho solo uno. Le mani insanguinate. No, posso farla anch'io. Boh, figo. E questa combina, è arancione, combina. È molto più forte. È più forte di quella di ossa. Sì. Quella ancora più forte è quella che fai con la stampante 3D che ti dà viola. Ok. E per equipaggiarla? Lo togli da lì. Ah, sì, esatto. Però mi ha fatto come sempre solo un pezzo. Sì. Ok. Cos'era questo? Ah, è un rospo dietro di me. Ah. E dove sei te? Di qua. Ok. Siamo quasi. Robin, fatti vedere, Robin, che voglio vedere che pezzi di armatura hai. No, ne ho, penso sia il polsino. Cioè, secondo me il primo è sempre il polso. Comunque in realtà è qua. Bello anche qua, guarda com'è brullo. Vabbè, mi esalto proprio un po'. Non c'è arrivato te al posto? Però c'è un cazzo. Cioè, no, serve la dig. Oddio, dig, però non c'è il symbol. Però secondo me... Non è che è qua vicino. Ma che prendiamo? Che delusione. Ma vuol dire che non ci sia niente? Non so se c'è una grotta magari nei paraggi. No. Strano, però secondo me... Ma mega deluso. In effetti ci dovrebbe essere la pala. Che cazzo è? No, scusa. Ma sei stronzo! Non pensavo fossi qua. Sbagliato. Non è servito a niente. No. Ma non è che... Ma dov'è? Sull'albero? Anch'io ci ho pensato. Sì, vabbè, Frank, puttana. Puoi aspettare 2 secondi. Capire.
Aspetta, magari. Aspetta, che provo a fare un po' di. Attento che. Attento a non colpirci a vicenda. Non si capisce dove sia. Sì, forse serve la pala davvero. Sì, serve la pala. Che palla! Ma qua vicino c'è una grotta. Ho trovato dei funghi, dei porcini. No, non... cioè, forse puoi, però non ti do un cazzo. Vieni qua. E niente. Proviamo la caverna che c'è di sotto. La pala si trova nelle caverne, ci sta. Ci vediamo. Sta. Oddio, delle tende. Ah, ma vedi. Tanta roba. Ok. Si ricomincia a ragionare. C'è qualcosa di incarino? Un cadavere. Ok. Beh, solito. Ah, cartucce, però non so se sono per la pistola. Ok, secchiello. Di base un po' queste... di merda. Ah, ma questo è un... Oddio, i ragni. Come i ragni? C'erano dei ragni. Oh. Qua prende... Queste cosa sono? Corda per teleferica. Madonna, cos'è sto uccello? Ho trovato la corda per la teleferica. Ah, non serve a niente. E ora cosa ci puoi fare? Niente, c'è voce. Ok. Qua niente. Confondo. Devo riuscire a fare il rampino. devi riuscire a fare il rampino. Ma io forse lo posso fare. Secondo me no. Io ho le corde. No. Più corda preteleferica. Penso proprio un oggetto, se non ricordo male, perché l'avevamo trovato. Mm. Perché c'era una grotta in cui eravamo arrivati e non si poteva andare perché serviva. Serviva là, ok. Su di qua comunque c'è una caverna che potrebbe essere quella giusta. Ok. Ma cosa c'era qua per terra? State un po' sfigati Calina. Con le... Adesso con i punti di interesse. Cioè non stiamo trovando tantissimo. Sì, è vero. Vabbè, c'è da dire che siamo pieni di roba anche quello magari. Cioè in che senso? Siamo pieni di tante cose. Quindi quando trovi altri teli, cose così. Ah no, così, vabbè, ok, sì. Vabbè, però non dico, non è che abbiamo trovato anche qua roba. Ah no, delle armi, nemici, no. Oppure nuovi nemici, nuovi accampamenti. No, è vero. Però in teoria stiamo, in teoria sì, stiamo esplorando giusto, tutto. Stiamo esplorando, sì. Però bene. Eh sì, è le caverne. Oh, metti un se ritroviamo la donna, metti il GPS sopra di lei. Sulla a metà non so come si faccia, però. Quindi hai fatto tutto tuo fratello. Sì, quello sì. Non so se li devi tipo lanciare. Ma glielo devi lanciare. Quanto ma dov'è sto po'? Come fai a darmi la merda su? Ah, perché correvo. Sei un centometrista. Adesso vado piano. Adesso riparto a correre. Mazza del diavolo. Un mazzavusto. Ma te devi bere. Io devo bere. Sì, è che ho finito la borraccia. Ah, vabbè, che c'ho. Vabbè, cerchiamo un fiume. No, vabbè, c'è gli energy drink. Vabbè, non puoi andare avanti. Oh, cavolo. Il bambino. Che bambino? Ma basta, Frank, ti dist... Mi dà la pelle. Dai, non può fare questo verso, però. Ma non era quello, eh? No, l'altro, vabbè, non mi turba. Era quello? No, no, lui ha fatto... Così. Ah, non ti turba l'altro, no? Tipo le urla di dolore. No, mi dispiace più per... Oddio, guarda che si muove. Che è imbaggato tutto. Ma dov'era il tizio? Mica, sei morto male. Cazzo, guarda, c'ha tutte le articolazioni... Ma che schifo, Frank! No, è per dire un gioco che, secondo me, hanno esagerato da questo punto di vista. Sì, hanno un po' esagerato. Cioè, potevano farlo un attimino più tranquillo. Vai, secondo vai. Penso. Ci vorrebbe anche una visuale dall'alto, tipo un drone. Vabbè. Sarebbe stato... ma un drone te lo dovrebbero mettere così, tipo, guardi dall'alto... No, fai la dove torre. Puoi andare. Ah, è vero, è vero. L'avevate fatta? No, stava iniziando mio fratello e gliela smontavo, perché non mi sembrava utile. Ok. E quindi... Cioè, poi non ti sembrava utile. Alla fine se la sarà fatta con i suoi legnetti, con le sue cose. Con i suoi legnetti. Cioè, nel senso, che cosa... Ah, no, vabbè, sì. Era solo per rompere ma io gli usavo i materiali. Ah, ok, ok. Comodo. Ma qua, scusa? Prendiamo su. Con quanta cattiveria Frank. Sì, ma Frank infatti aveva qualcosa da sfogare, secondo me. Beviamo. Ok. Beh, guarda come sono fatti anche bene i margini qua del fiume. Belli, caspita. Non so se equipaggiare la pistola. Ma sì, dai. Questo lo togliamo. Mi sento più sicuro con questa in mano. Drobinud.
Ah, vabbè. Oh, senti, ognuno ha le sue sicurezze. Vai, fiorellino. Allora, siamo quasi alla grotta. Ah, qua ci sono due bomber in palatini. Ah, merda, è vero. Giusto per... Sono una gamba e un busto. Kevin? No, no. Vabbè, ma di qua di dovrebbe nuovo. Esserci la grotta. Equipaggio. Ok. Oh, cazzo. Che cazzo di inquietudine. Ah, ma questa non è quella dove eri andato tipo quella prima, tua prima partita. Sai, bravo, sei bravo, era dove ero spawnato la primissima volta, è vero. Che dentro, però c'era il male assoluto, Dentro c'era tutto ciò che io non voglio vedere in questa terra. Inferno. Dentro era veramente un inferno. Comunque andiamo. Pare allora. Che mi sa che devo spacchettare le pile, le Duracell. Allora, sono le 13, dovrebbe essere... Ma dov'è? Ah, è qua giù. Hai trovato? Ok. Qua. Sì, era sì, qua, sì, era qua, è vero. Porco giuro. Sì, allora questa è tostina, però aspetta un attimo. Aspetta, ho detto, aspetta un attimo. No, solo ho spaccato l'entrata. Ok, equipaggio. Andiamo. Pistola? Allora, no. Aspetta, io volevo equipaggiare la... Questa. Si ragiona. Entro. Vai. Oh, madonna. Oh. Ma com'è 4 ore di live? Siamo da 4 ore in live? Sì, da 1:30. Forse ho un po' perso la cognizione del tempo. No, tecnicamente siamo a 3 ore e 52. Ok, scusate. Bene. Vai. No, come faccio io ad assegnare al posto dell'accendino? Intanto c'è roba interessante. Ah, bengala. Questi si potrebbero lanciare qua dentro. Un laptop. Io non voglio l'accendino, ma voglio sempre... bombola di ossigeno. Sull'otto. Ah, prendilo. Serve per andare... ti ricordi come nell'altro che si andava sott'acqua. Ah no. Ops. Peschi. Ma io qua due bengala li sparerei, sai? Ah, beh, sì. Se... So che non ce li ho portati di mano. Aspetta. Oh, ritaglio di giornale. Puff Corp Outbeats. Che dice il... Sahara Therapeutic. No. Aspetta che mi... Allora, facciamo... Ah, magari mi assegno il bengala. Non funziona. No, li devi anche... Cosa devo farci? E come faccio? C'è il pulsante. No. Sì. Aspetta. Come faccio a togliere sto coso? Cioè, io ho il bengala in mano. Ma lo devi attivare. Guarda. Togli la torcia. aspetta. Così. L'altro altro tasto, ok. Sembriamo due in processione. Forse che si vedeva meglio prima. Beh, però ti possono servire. Tanto quelli poi restano, giusto? Sì, sì. Ok. Ok, là si vede in realtà. Però aspetta. Vai, preferisco fare così. Ma non li sprecare. Allora, fatevi sotto, merde. Merda. Fate un attimo che mi preparo anch'io. Che paura. Dove cazzo è la torcia? Non la vedo più. Aspetta. Chi stai salutando? La Robinia che va. Bella Robinia. Allora. Aspetta. Ok. Ce l'ho. Madonna, ma che ansia può essere. Gigli Flowers che dice per le, quando si diverte, insomma, passa il tempo, mentre per le live corte fai un altro punto e click. L'hai capito? No, non ho capito. Che giocavamo a Children's Silent Town. Sì. Dice cavolo. Vabbè, non sono altri giochi. Vabbè, dai, sì, nel senso, imparagonabili. Quando robe diverse. Allora, come paragonare, non so, l'auto di Ton è una Panda. Sì, esatto. È l'auto di Cesa. No, è una Panda. È una Panda. Allora. Oh, un salvagente. Interessante. Come c'è finito qua? Madonna. Che cazzo troviamo? Ah, lui? Lui non è morto benissimo. Ma l'altra volta c'era un botto di gente. Infatti, però... Eccoli, l'hai detto, porca. Oh...
Così. Oh cazzo, quanti Mera sono? Ma vezzo. Mera vezzo. Piglialo. Ma è bravissimo. Attento a non finire i colpi. Minchia, l'ho staccato la testa. Non finire i colpi. Perché bravo, se dopo arriva di peggio è peso. Cazzo. Ah, e poi conta che loro ti danno i pezzi di armatura di carne. Ok. Però lottiamoli dopo tutti insieme. Aia. Cazzo, questo no, è grosso. Cazzo, questo è quello grosso. Ok, è morto. Penso di aver finito i colpi. No, c'è un altro. Aia. No, toglimelo. Ok. Allora, pronti a lottare. 3, 2, 1. Ah, non lo vedo. Non lo vedi. Vabbè, prendilo te. No, vedilo. Ti aspetto per gli altri. No, dai, vieni qua. Aspetta che mi equipaggio questo. E come faccio? Ah, ok. 3, 2, 1, vai. Via. Ok. Sto bug assurdo. Ma l'avete scoperto a caso? Lo sapevate già? A caso. Ah, ok. Qua, questo tizio qua. Ok. Ah, ma però questo tizio non lo vedo io. Ah, ok. 3, 2, vai. Sì, se tolte contiamo lungo. Partiamo da 10. Finalmente un po' d'azione, dobbiamo un attimo trovare. 10. No, va, no. Vai. Quindi importantissimo lottare qua. Perché adesso li usiamo come armatura. Ok. Allora, dov'è? Madonna, quanti core. Ok, no. Ce l'ho. Fatto una strage. Prima metà dei colpi li ho smancati. Mi servirebbe però anche del medicinale. Non so se ce l'ho. Allora, pronto. Ma dov'è? No, non ce l'ho. Okay. Ma tu lo stai inchiappettando. Ok, vai. No, vai. Stavo capendo. Perché sono tutti fatti male che sbattono a caso. Sì, ma la fisica è un po'. Sì, la fisica. Ma poi c'è un remo tipo piantato sopra. Vabbè. E quale manca? Erano così pochi. Tutti. Oddio, così pochi. Ma, pochi. Ne abbiamo tirati giù allora un po'. Allora, adesso se apri l'inventario dovresti trovarti i pezzi di armatura di carne. Che sono tutti giù. Madonna, io. Guarda questa svendita di orologi da polso. Saranno giù qua? Non mi ricordo. Ah, qua? Sì. Tutti qua. Ah, ok, tutti qua. Indossa, posso già indossare? Sì, sono già fatti. Ah. Cioè, tutti i vesti della loro ma carne. Ma che schifo. Oh. Ma scusa, voglio vedere. Ma che schifo, sto la doppia manina. Ma che merda, Frank. Aspetta, dove sei? Ma è una roba inguardabile. Sì. Sembri Zoid perché. Chiudi l'inventario. Aspetta, lo chiudo. Che merda. Ma guarda anche te, sì, è vero, siamo dei granchietti, siamo. Figo. Vabbè, dai, ho già qualcosa. No, più che altro volevo vedere se avevo delle pillole top. Ah, cazzo, forse anche... Ah, io un po'. Si chiama armatura inquietante, effettivamente. Io allora, spero di non incontrare di peggio, però. Di qua. Comunque si usa l'ascia, perché sennò fai no, colpi... Però contro quello grosso, secondo me la pistola qua ci stava. Ah no, quello sì. Aspetta. Ma lei? Tu ce l'hai? Ce l'hai? Vai. Sì. Metti la bancarella giù, tonno. Ok, equipaggiamo. Mettiti il pezzo di armatura. Sì. Ripeto, mi fa molto impressione in questa roba. Se la pila a un certo punto. Quindi sono questi qua. Zoidberg è meglio di qualsiasi roba. No, però credo sia molto buono. Cioè, okay. Penso arancione. Scusa, rosa batta rosa. Arancione. Let's. Chi c'è? Perché ho sentito dei passi? Oddio, no, forse ho pare. Sbagliato. Ma ragazzi, è pieno di ossa. E un salmone. Sì. Aspetta, andiamo di qua o di là? Ma anche, ci sono anche dei pesci? Vai, più. Non le prendi le ossa, no? Ma è che sono piene. Poi non ho la roba per fare la matura. Da dove si andiamo? Passa andiamo qua. Qua a sinistra, vai. Spegniamo la luce che tanto si... Guarda che vedo la mia ombra. Nella tana del diavolo qua. Ma illuminami. Purissimo. Madonna. Vabbè. Aspetta un cos'è video. Quella roba? Ah no, salvagenti. Qua è pieno di salvagenti, Frank. Mm. E là continua. Andiamo avanti? Ma sì, dai. Comunque non ci giocherei mai da sola, non ce la farei proprio. No, neanche io. Pesissimo. Già in due, sopportabile. Ma sì, io non ammetto, da solo mi romperei un po' le palle andare in giro. Sì, è vero. È vero. E poi vabbè, hai visto. Ah, non li senti passi? Ma io zero. Ma io consiglio che tengo molto più basso. Allora, qualcuno c'è sicuro. Grazie, Elizas. Grazie mille, Elizas. Quanti siamo? Non si sa, ma grazie. Continuate così. A 1500. Un vlog di qua, esclusivo. E la madonna. Quanto cazzo. Non so se sto andando bene, però secondo me sì, non ci siamo mica passati di qua.
Eccola. Aspetta, qua forse abbiamo... Mm. Oh, un materassino. Mm. E gambe. Ci sono delle gambe. Mm. Attento, Frank. Mm. Attenzione. Ah, della corda. Pigliala. C'è anche due braccia. Eh sì, ho visto anch'io delle gambe, delle robe. Cos'è, una sauna? Posto turistico? Fai vedere. Divieto di balneazione? Non trovo niente. Ah, qua qualcuno era venuto a farsi la vacanzina. Mi sa di sì, hanno fatto un picnic. Non ci andrei mai in un posto del genere. Però non capisco dove dobbiamo andare. Ammetto. Forse un po' siamo è una via senza uscita. Forse erano le bombole. Le bombole però le ho trovato. Ma mi sa che serve la maschera. In effetti secondo me dovremmo andarli sotto. Cazzo, non riesco più a salire. Aiuto. Come si fa? Aiuto. I bengala. Non riesco più a salire. Aiuto. Ah, autorespiratore, ah, ho trovato. Ah merda, sì. Aspetta. Eh sì, non mi dobbiamo fa andarli sotto. Porca. Come hai fatto? Ok. Ma cazzo si sale? Ok, ce l'ho fatta. Io l'ho preso, però non so se ce n'è uno anche per te. Ah, ok, ok, ok. Pieno di robe. Ok, allora ci dobbiamo immergere lì. Ma dov'è l'autorespiratore? Secondo me è là. No. Ah, qua. Bella madonna. Indosso. Ok, possiamo andare a immergere. Ok, top. Però ce l'abbiamo... Ma lo sto indossando? Sì, sto indossando. Secondo me è lo zaino. Boh, okay. Andiamo giù, sott'acqua. Tu non lo stai indossando, lo sai? Sì, ah, sì. No, ok, sì. Ossigeno è questo. Ma che figo. Oddio. Bellissimo. È guida, Frank. No, di qua. Ma secondo me è a destra, è a destra. Era. Queste robe però mi mettono mega ansia. Io con l'ossigeno spesso rimango imbaggato. No, più che altro non sto capendo. No, andiamo avanti, andiamo avanti. Forse. Sì, sì, okay. Sì, ce l'abbiamo. Ma poi si ricarica quando ritorniamo su, sì. Ah no, devi trovare le bombole. Ah. Ti ricordi che anche l'altro era tutto così. Ok, ok. Madonna. Qua non c'è. Pesissimo. Ma poi claustrofobico. Un po' claustrofobico. Bello. Sì, per ridere che se tu li guardi così insieme è un PNG. È vero. Sopra. È vero, è vero. Quanto cazzo è lungo, dove siamo arrivati? Stiamo andando a finire il gioco, stiamo. Beh, veramente. Questo è che siamo dall'altra parte dell'isola dopo. Perché ti ricordi che c'era la cosa che sbucavi in altre grotte? Ma vaffanculo! Vedi. Porca miseria. Allora... Quindi dove siamo? Intanto usciamo velocemente dal mare prima che arrivi il squadro. Però non è dove c'era la barchetta. È proprio un altro posto. Poi hai fatto qua. Dove siamo sbucati, scusa? Non capisco. Ah, c'è Kevin! Grande Kevin! Vabbè. Ok. Grande. Scusa. Però... No, siamo tornati all'ingresso della grotta. Ok. Cioè, la grotta è là. Ed è... Vabbè, per adesso avevamo provato ad andare a sinistra. Dopo bisogna provare ad andare a destra. Ok. Potremmo fermarci. Alla soglia delle 4 ore e 5 minuti. Ci sta. Però bisogna sempre salvare. Andiamo a salvare là. Ma fai una... Infatti, dico, salviamoli davanti alla grotta. Che volevo vedere un ultimo zomboide. Ero un po' curioso di vedere un ultimo zomboide. Vabbè, sarà per la prossima volta. Va bene, va bene. È che mi piace incasinarmi nel traffico del venerdì delle città. No, c'ha ragione, è vero, è vero. No, che proprio voglio andare adesso proprio per essere nel traffico. Okay. Perché sennò dopo è troppo comoda senza traffico. Allora, fammi vedere. Qua e lo mettiamo qui e poi facciamo... Ora lasciategli la roba a Kevin, è vero? Se ma c'è questa Kevin... cosa io... Boh. Andiamo a vedere, giusto per ho verificare. Ho paura che... Non so se fidarmi. Perché dici che te la perde? Mi fa perdere. Ma poi cos'è, gliela richiedi? Secondo me, vediamo. Prendi oggetto, ok. Ma gli puoi dare solo alcune cose. Non gli puoi dare un cazzo. Non puoi dare nulla, raga. No, non si può fare. Quindi non può fare da deposito. Kevin con quei denti. Recupera bastoni, costruisci falò. Resta qui, riposa, sgombra. Prendi oggetto, seguimi. Vabbè, segui.
Boh, salvo. Guarda che arrivo anch'io. Ok, che ore sono nel gioco? 17:10. Beh, questo è un bello scorcio. No, bellissimo. Ma alcune, alcune parti a livello di paesaggio mi è piaciuto un sacco. Però dai, ho preso roba già fatta. Play. Ah vabbè, ok. Non so. Salva. Ok. So, sì. Tanta ruebas. Babba via. Allora, adesso devo ritrovare dov'è la telecamera. Qua. Dovevo tenerla sempre zoomata. No. Peccato che avessi da lavorare oggi, ma tenervi in sottofondo è stato comunque divertente. Belle belle queste live extra. Mi fa piacerissimo, anche perché io mi sto divertendo un botto. E soprattutto, cioè, finalmente le porteremo tutte le sere fino alle mezzanotte. No, non ce la fare, Però bisogna continuarlo, eh. Bisogna continuare assolutamente. Bisogna assolutamente continuarlo. Ma intanto durante la live stavo diventando pelato. Cosa succede? Boom, tanta ruebas, mi è piaciuto, bello. E speriamo nella prossima di riuscire a sbloccare della roba interessante. E fanno compagnia anche a me. Ma infatti tenerle sotto, state in polleggio, vi fate le vostre cose. Qualche volta gettate uno sguardo quando si ride perché succede qualcosa di strano o perché ci stiamo vedendo in... Oh, Minez, ha regalato un abbonamento, brava. Bravissimo, bravo, bravo, non mi ricordo. 345, complimenti. E via così, e via così. Non ci arriveremo mai a 1500, ma continuate così. Io ci credo che entro un certo punto. Se ora trovate qualcuno in cucina, come vi comportate? Lo studiamo un po' come abbiamo fatto qua. Ah, là? Sì. Oddio, sarebbe strano, ho messo anche l'allarme. Io mi sto facendo un maglione ai ferri nel frattempo, bello. Marzo 31 giorni, perfetto. Allora siamo ancora in tempo. Abbiamo tutto il tempo del mondo, Frank. È fatta. E cosa vuoi? Ah, allora, facciamo un attimo, vediamo chi c'è. Oh, un raid a Curolili. Vai un raid. Ah, bello Curolili. Ah, Madonna, ma Curolili è un botto di gente, 782 persone. Guarda che non sono tutti merde come noi. Fortissima, bravissima. Vai, vai, raidatela pure. Quelli sono streamer professionisti. È vero, lo fanno di lavoro. Grazie mille, Ciocia. Grazie, è arrivato alla fine. Grazie, Ciocia. Va bene, allora grazie a tutti, ci rivediamo lunedì e se ho sbatto questo debole, weekend debole, io avrei continuato altre tre ore. Vi ricarico questi pezzi su YouTube. Dovresti fare delle compilation, cioè momenti tipo di panico su Lo so, però non tipo so quando, se ne vale la pena. No, per me ne vale un botto la pena, no. Quando scopriamo tipo lo scoiattolo, quando tipo... È figo, ma ci vuole un botto di tempo per farlo. Se vuoi fare una roba fatta bene. Quello è vero, se qualcuno perché di voi... dei versi sotto... No, no, chiudi tutto, chiudi tutto. No, no, aspetta, aspetta. Chiudi tutto. Chiudi tutto, grazie. Ok. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, riverenza.